quando parlavi delle palline colorate, dici giustamente in ordine quando le palline stanno distribuite equamente, che lo scienziato pensa che è caotico perché c'è una simmetria, no? Però quando dici che il freddo uguale più ordine, le particelle si mettono come invece con le palline rosse da una parte e gialle dall'altra, non è più ordine. Di quello che è il sistema dell'enneagramma più o meno portato alla luce da Kutcher, perché l'enneagramma prevede tutta una serie di casini allucinanti di personalità che descrivono l'universo umano. In realtà basta fare una piccola variazione, spostare questa freccia qui e spostare questa freccia qua per ottenere un'altra cosa, e si scopre così che l'enneagramma di Gurdjieff altro non è che questa cosa qui, che è, se volete, tre triangoli, sono apposti uno dentro l'altro. Ognuno di questi triangoli è la rappresentazione dell'universo. Tre triangoli. Ogni triangolo è un asse, l'asse dell'energia, con tre colori, quello di sopra, quello nel mezzo e quello di sotto. L'asse del tempo, sinistra, centro, destra. L'asse dello spazio, avanti, mezzo, dietro. Così come per esempio c'è questa rappresentazione con i soliti stessi triangoli che appartiene al mito e che è la rappresentazione del mondo norreico. Sapete, gli antichi popoli del nord vedevano il Valhalla, vedevano l'universo fatto con un certo numero di nove mondi. Questi nove mondi erano esattamente la riproduzione, come un articolo che ho scritto, che da qualche parte si può ritrovare, esattamente come la descrizione del mondo epideonico. Quindi nel mito anche gli antichi, che ne so, popoli dell'Europa del Nord, Odino, Wotan e tutto il resto, tutta la mitologia legata a queste divinità, venivano, avevano un'idea dell'universo che era l'universo epideonico. Ma come? Già da allora si sapeva, vabbè, lo scrivono in un modo differente, ma è la stessa cosa. Perché? Perché te sei il creatore dell'universo e quindi in qualsiasi parte del mondo tu vai a beccare il mito di quella popolazione, scoprirai con un disegno un po' diverso, ma se ne hai consapevolezza lo riconosci, lo stesso tipo di costruzione dell'universo. Sei te il creatore, non c'è niente da fare. Allora, guardate, per esempio, una cosa che può essere utile anche all'interno del triade color test è comprendere come le personalità dell'enneagramma di Gurdjieff sono esattamente, ma no esattamente, di più ritrovabili nel nostro modo di vedere le cose con i colori. Questi sono i colori sostanzialmente delle palline del mondo epideonico, no? Magenta, verde, rosso, ciano dietro, blu, giallo. E quello che si vede è che la tipologia classica è il giudice, il romantico, il pianificatore. Avete visto prima come i numeri dall'1 al 9 vengono caratterizzati da un certo tipo di colore, che è anche di pale. In realtà qui abbiamo la tipologia videonica. La tipologia videonica ti fa capire dove sono le pallette colorate, basso, alto, davanti, dietro, eccetera, e ti dà delle indicazioni. Facciamone un paio solo per vedere come funziona. Il blu.
la tipologia classica dice il giudice, la figura di colui che ti giudica sempre nella vita, che è quello che ti dice cosa devi fare, cosa non devi fare, devi seguire le regole, eccetera, eccetera. Il giudice è blu. Il blu sta qui, sta sull'asse del tempo e quindi è nel passato. È la figura che quindi si colloca sempre nel passato e proprio perché è nel passato ti può giudicare, perché lui sa paternalisticamente come sono fatte le regole, come devi fare, come ti devi comportare e così via. E allora scopri che sostanzialmente il giudice è una persona prevalentemente auditiva. Il canale auditivo si pone qui nell'uomo, ma nel delfino è posto in un altro modo. Perché? Perché gli organi sensori del sentire il rumore e sono messi così, le orecchie ce l'hai qui, dove invece per sollevare un carico devi alzare la terra e tirare su, quindi l'energia la senti e la vedi nel piano verticale. Quindi non pensare sostanzialmente che un delfino abbia il tuo stesso tipo di visione del mondo, ce l'ha, ma devi tenere presente dove e come sta guardando l'universo. Per esempio il delfino è sostanzialmente non visivo, è sostanzialmente auditivo, ma ha un'audizione strana, perché lui emette dei suoni che rimbalzano sulle superfici che deve vedere. E come un radar, il suono torna indietro e viene interpretato dal proprio cervello. L'analisi che è stata recentemente fatta mostra che il delfino emette delle onde di natura toroidale, le quali, tornando indietro ed esaminate dal computer, diventano un disegno. E il delfino vede l'omino, perché l'omino, la creatura, la creazione della figura dell'omino è in realtà una onda toroidale che si impressiona sugli organi sensori del cervello e assumono per il delfino la forma di omino. Cioè il delfino vede un ologramma, come noi, ma su questo vi rimando a Pescara. E così tutte le altre cose sono implementate. Non solo, cioè il mondo ideologico costruito così ti dice perché il test di Gurdjieff funziona, ma ti dice anche perché funziona meglio e funziona dove il test di Gurdjieff non funziona, perché c'è una chiave di lettura precisa, dove Gurdjieff, in qualche modo comunque l'abbia pescato questo test, non ha tenuto conto di situazioni di natura simmetrica. E quindi se vuole l'universo deve essere simmetrico, il nostro test è più simmetrico del suo e quindi è più valido del suo. Però noi veniamo dopo Gurdjieff. Così come la posizione dei pianeti, figurati se i pianeti sono neri, ci danno il mondo che non sarà per niente. Ma te guarda per esempio come vengono sistemati i colori delle palline del piano spazio-temporale rispetto all'asse dell'energia, questo e questo. Siccome i pianeti si muovono su una eclittica, che è un piano, un piatto, quasi piatto, perché poi alcuni pianeti fanno un'altra cosa, ma diciamo sostanzialmente qui. E tu colleghi, metti insieme quello che archetipalmente hanno fatto i lettori di questo tipo di approccio. Allora vedi che per esempio il colore blu è legato all'acquario, come il colore giallo è legato a quest'altro segno, al leone, il colore del sole e così via. Vedi che i colori tornano con le opposizioni dei quattro sostanziali gruppi di stelle che fanno parte di questi segni. E te ti rendi immediatamente conto del perché il sistema funziona. Funziona perché è di natura archetipale. C'è una vasta gamma di psicoanalisti, in Italia Siputeri per primo, che scrive su come l'utilizzo del tema natale possa essere un simbolo del tuo carattere. Ma perché? Guarda come è messo l'acquario. L'acquario è messo nel passato sostanzialmente, cioè i segni sono legati al dove sei, e dove sei
devi tornare al centro, perché il centro è il punto dove c'è la coscienza. Quindi l'acquario, che è un po' la testa tra le nuvole, deve in qualche modo muoversi sulla linea spazio-temporale, cioè sull'asse del tempo, e tornare qua. Quindi l'acquario guarda al futuro, sempre. Cioè, l'acquario è quello che pensa al mondo felice, al mondo del futuro, dove per esempio il leone è quello che guarda con una certa nostalgia l'album delle fotografie del matrimonio, perché lui, per acquisire consapevolezza di sé, deve tornare indietro, così come c'è per esempio il toro. Il toro, pianeta Giove, lento, il toro è lento. Quando arriva a prendere l'autobus e ha deciso di prenderlo, l'autobus è già passato da 10 anni. Il toro è qui, guarda come l'interpretazione, quell'altro segnetto lì è un segno che va troppo veloce in avanti, si deve dare una calmata. È esattamente quello che succede in questi 4 segni, e l'ho preso come banale esempio. Quindi attenzione, non solo la posizione dei pianeti o delle stelle che ha a che fare con il tuo carattere, ma il tuo carattere e la posizione delle stelle hanno a che fare con un parametro generale che è un imprinting su cui è stato fatto tutto l'universo. Quello che infatti non si riesce a comprendere è che tu credi che i pianeti influenzino te. No, i pianeti e te sono influenzati da un'altra cosa che è una chiave addirittura per tutti e due. Funziona così, e questo dimostra una cosa banale, cioè che l'universo è un ologramma, non c'è niente da fare. Per questo quando tu ti guardi nella testa, siccome sei il creatore dell'universo e stai costruendo uno zero point energy nella tua testa, sai che questo zero point energy è l'unico punto dell'universo. Ci fai quello che ti pare. Ci fai quello che ti pare. Questo, allora, ricordiamolo ancora, è l'universo. Ogni tanto lo ricordiamo perché i colori hanno un significato preciso. Il cervello costruisce la virtualità all'esterno, ma è coerente con la realtà all'interno di sé. Per questo, ciò cosa vuol dire? Che quello che tu costruisci dentro è in realtà mosso dalle stesse leggi che regolano il fuori. Ma questo vuol dire che tu sei il costruttore della realtà esterna, che stai costruendo inconsapevolmente dentro di te. Per cui qualsiasi cosa tu abbia che non è armonico con te, non armonizzare l'esterno, armonizza te prima di tutto, dentro. Il fuori va in automatico, anche se sembra impossibile, no? Ma perché sembra impossibile? Perché ti hanno detto a scuola che è impossibile. Te guarda la società come è costruita. La società è costruita così. Guardate, con lo stesso modello ideonico te ci puoi costruire tutto quello che ti pare, cioè è uguale, il pattern è lo stesso. Allora abbiamo la politica, la mafia o le mafie, l'economia e l'industria, no? Questi stanno in questi 4 punti disperatamente collegati tra di loro, sugli assi dello spazio e sugli assi del tempo. E che cosa si vede? Si vede sostanzialmente che la politica ha bisogno, per rimanere in sella, di gestire il potere, e la politica gestisce il potere attraverso la mafia. Non è la mafia che gestisce il potere attraverso la politica. Tanto è vero che alcuni politici, non sapendo poi gestire i mafiosi, hanno deciso di mettersi al posto dei mafiosi, di farlo loro, di saltare un passaggio. Il mafioso gestisce sostanzialmente quella che è l'economia del paese, e l'economia del paese assolutamente gestisce l'industria. E viceversa, perché l'azione e la reazione non esistono in un mondo che non è duale, ma è duale sulla parete. Quindi chi fa cose e le cose fatte da chi sono in realtà la stessa cosa. Allora, se te capisci una cosa del genere, te scopri che non puoi migliorare la società di oggi, perché sostanzialmente l'industriale ha cercato di, per esempio, di fare cosa? Di saltare il palo, di porsi lui a guardia di tutto,
in qualche modo regolando la politica, la quale politica avrebbe regolato la mafia e così via. E nel fare questo, l'industriale deve pagare il politico in qualche modo. Ma chi si fida di un politico? L'industriale si fida fino a un certo punto, cioè fino all'istante in cui gli dà dei vantaggi. Ma nell'istante in cui il politico decide di fare un doppio, un triplo gioco troppo difficile, allora cosa ha fatto l'industriale? L'industriale è diventato politico. E cosa ha fatto il politico? Per saltare un altro passaggio, il politico è diventato mafioso. Ecco, ci sono alcune figurette che voi conoscete, no? L'industriale che diventa politico, il politico che diventa mafioso. Vedi com'è facile, c'è scritto lì, è tutto nelle video, perché è uno stampino. L'universo è olografico. Come fare a sistemare questa cosa? Che potresti tagliare qui, o qui, o qui. Non funzionerà, non ha mai funzionato. Perché? Perché tutte queste cose vengono regolate da quella cosa lì che sta scritta in alto. La quale regola? L'economia, l'industria, la politica e la mafia. E l'uomo è qua sotto. Allora, voi capite bene che questa cosa qui non ha possibilità di essere eliminata se non sai come si fa. E si fa così, cioè non devi tagliare un ramo, perché si rigenera, perché dalle altre parti deve fare corrente lo stesso, no? Devi eliminare quella parte di sopra, via. Quello è l'unico sistema, sai che cosa vuol dire, no? Da un punto di vista di fisica quantistica vuol dire che l'universo, che è un ologramma, secondo le nuove concezioni della fisica quantistica, l'universo è un ologramma piatto, spazio-temporale, estruso sul terzo asse, l'asse dell'energia. Eliminare la massoneria e eliminare in qualche modo la posizione dell'uomo come sottoposto vuol dire tornare a quello che è la unificazione, che è sempre un momento di entropia, e quindi tornare all'universo piatto. Quindi abbiamo tutti in massoneria? Ah, questo mi fa venire in mente un altro aspetto della questione. No, non funziona così. Però questo ci può essere un errore, che l'errore è il seguente. Allora, siccome bisogna fare che tutti sono uguali, allora per fare tutti che sono uguali hanno deciso che anche le donne dovevano fare il militare. Ma non si poteva fare che gli uomini non lo facevano in Italia. Quindi bisogna stare attenti, perché c'è sempre una seconda ipotesi che potrebbe essere migliore della prima. Non esiste la possibilità di entrare in un posto e dire poi tanto da dentro lo cambio. Con i miei colleghi di chimica non ha funzionato. I miei colleghi, prima da uno degli studenti, poi da ricercatori, poi da professori associati e poi da professori cattedratici, sono diventati sempre più stronzi. Eppure erano i primi a dire agli studenti fate la rivoluzione. Però professore, mi scusi, provi a tagliarlo la parte verde dell'energia che lei ha rappresentato come massoneria, ti fanno fuori, basta il DCT. Ah certo, ci arriviamo. Noi siamo i creatori del nostro universo. Tu non devi lavorare fuori, devi lavorare dentro di te. Cioè Pinotti sta sempre là e parla alla grande, voglio dire. Attenzione, il nostro percorso è appena cominciato. La voce che io mi guardo in luce, come dice lei. Il percorso è appena cominciato e ha bisogno di uno sviluppo. E la coscienza dice che tu non puoi guarire subito quando hai capito le cose, perché devi imparare che cosa vuol dire nell'istante che sei malato a comprendere le cose. È un po' come accendere e spegnere l'interruttore, dicevo questa mattina, ci vuole un po' di tempo per capire le cose. Diamo il tempo alla nostra realtà reale creata di diventare realtà virtuale con il tempo che ci vuole. Qualcuno che si interessa all'elettronica direbbe è la scarica di un condensatore. Piano piano, non è che tu quantistico così, funziona così. Così non si può ribaltare allora, mettere l'uomo sopra la massoneria sotto? No, perché rimarrebbe la dualità. E la dualità deve essere eliminata. Quindi il percorso migliore è quello di simmetrizzare il più possibile. Ecco tutto lì. Nell'istante in cui si ritorna a piatto, il piatto ha un piano di simmetria, quindi abbiamo creato un universo assolutamente molto più entropico. Quello che vi chiede, quando avete qualche problema, che non capite come funziona, guardate se la cosa si sta simmetrizzando o meno. Che si fa prima? Allora, anima e spirito all'interno della visione archetipale. Come vi dicevo questa mattina, lo spirito è la parte maschile
in qualche modo, è la parte visiva in qualche modo, ed è sostanzialmente il lobo sinistro, la razionalità, la ragione. Ovviamente il suo asse è l'asse dello spazio, perché è l'asse che lui vede in modo totale, non avendolo. Analogosi, anima è legata all'asse del tempo. L'anima per questo è immortale, cioè non ha asse del tempo. Questa è la cosa che interessa agli alieni, che interessava agli alieni. Questa è la cosa che fa dire, l'anima è immortale, l'eternità non c'entra niente, l'eternità è un'altra cosa, la coscienza è eterna. Perché ha parlato di imperfetto? Interessava? Interessava perché ora che abbiamo capito come funziona, gli continuerà a interessare, ma tanto non c'è più il papagatti. Ecco, ovviamente spirito e anima, ecco, che occupano questi canali qui, e fin qua ci siamo. Ovviamente il lasso del tempo è quello che è legato al lasso della mente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi vediamo nelle palle della parte animica, mentale e spirituale che stiamo ricreando nel nostro triade color test una situazione spaziale in cui noi sappiamo che l'energia del sistema è legata all'altezza delle sfere. Sappiamo che se un qualcosa nella nostra stanza mentale viene da sinistra, viene dal passato. Sappiamo che se noi stiamo guardando a destra, stiamo guardando qualcosa che accade nel futuro. E abbiamo la possibilità di gestire queste cose modificando la posizione delle cose che ci sono nello spazio della stanza mentale. Tutto quello che accade dentro è un sistema creativo. Devo fare una piccola digressione spazio-temporale. L'universo è un universo non locale, cioè non esiste né lo spazio né il tempo. Il nostro cervello, secondo Pibram, è un lettore di ologrammi. Quando Pibram va a fare le sue ricerche, perché voleva sapere dove stava la memoria, ma dove è collocata la memoria, in quale parte del cervello sarà collocata. Allora Pibram prende i soliti topolini bianchi, che sono un po' come gli elettori, e li comincia a tagliare il cervello, per vedere di isolare le parti di cervello dove potesse essere la memoria. Poi gli rimetteva i topolini nel labirinto e il topolino si ricordava dove aveva visto il formaggio e andava e mangiassero. Quindi, taglia oggi e taglia domani, il topolino sempre si ricordava dove c'è del formaggio. Quindi, morale della favola, si giunge alla conclusione che la memoria non è nel cervello. Porca puttana, che dove sta la memoria? Io mi ricordo di quando ero piccolo, perché ho messo il dito nella corrente elettrica e ho preso la scossa, me lo ricordo. Cioè, se me lo ricordo, il passato c'è. Non è così. Non è così, come dire la reincarnazione, non c'è la reincarnazione, tutto accade in un unico istante, cioè esiste solo il presente, non esiste il passato e non esiste il futuro, se non come due equazioni d'onda che si sovrappongono in un unico punto, dando un'unica soluzione, il presente. E te dici, non è possibile, io me lo ricordo il passato, non solo io mi ricordo il passato, ma non mi ricordo il futuro. Quindi vedi che la freccia del tempo va in una sola direzione. È certo che non ti ricordi il futuro. Noi siamo illuminati dai fotoni che vengono dal passato e non siamo illuminati dai fotoni che vengono dal futuro. Ci avete mai pensato? Noi vediamo i fotoni della luce del gruppo stellare M25 che dopo qualche miliardo di anni viene verso di noi, il fotone che ha fatto un bel po' di strada, pum, ti illumina. E quando noi vediamo quella cosa lì, vediamo il fotone di 25.000 anni fa, di 100.000 anni fa, di 23 anni luce fa, cioè la fotografia del passato. Perché non siamo illuminati dai fotoni che vengono da domani dal sole? Una banalità, no? Noi crediamo di non essere illuminati dai fotoni che vengono
dal sole. Quindi noi vediamo, possiamo vedere solo il passato, ricordarlo e riconoscerlo, ma non possiamo vedere il futuro. Ma il problema è questo, che se esistono i fotoni e gli antifotoni, noi siamo illuminati solo dalla parte dei fotoni, non da quella degli antifotoni, perché il fotone che viene dal passato e va verso il futuro è una cosa che la fisica accetta. Ma la fisica è costretta ad accettare che se esistono gli antifotoni, esistono l'immagine speculare del fotone. L'antifotone è l'immagine speculare. Cosa vuol dire? Che se il fotone va verso una direzione temporale, l'antifotone va nella direzione opposta. Quindi noi non possiamo essere illuminati dai fotoni che vengono dal futuro, perché i fotoni che vengono dal futuro non vengono verso il passato, ma vanno in un altro futuro. Noi potremmo essere illuminati dagli antifotoni, che da domani vengono verso oggi. Ma l'antifotone, per un problema di fisica quantistica e di geometria, non interagisce con la materia, interagisce solo con l'antimateria. Quindi l'antifotone ci passa attraverso e noi non lo vediamo, mentre il fotone dal passato ci passa addosso e ci colpisce. Però capita che a volte sappiamo già cosa vedere. Già, perché noi in quell'istante abbiamo capito come funziona. E abbiamo capito che questo modo di vedere le cose è un modo duale, dove c'è lo spazio, il tempo e c'è il passato e il futuro. Ma nell'istante in cui noi ci colleghiamo con lo zero point energy nella testa, riusciamo a vedere quello che vogliamo. Cosa dice il lavoro di fisica quantistica termodinamica? Dice, non è come si pensava che la causa e l'effetto. La causa è nel passato, l'effetto è nel presente. Io ho studiato tanto nel passato, nel presente mi sono laureato. Non è così. Il presente è una concausa che prende in considerazione gli eventi che accadono nel futuro e nel passato, che contemporaneamente producono il presente. Quindi nella termodinamica quantistica moderna, il presente è quello che è il risultato di quello che è accaduto nel passato e di quello che accadrà nel futuro, perché non c'è il passato e il futuro. Tutto accade in un unico istante, dove però passato e futuro sono la causa, l'effetto è il presente. In questo contesto si capisce perfettamente come noi abbiamo sempre visto solo metà dell'universo, perché non abbiamo pensato che c'erano gli antifotoni che avrebbero fatto, comprendendo questa cosa, capendo come funziona, ora capiamo anche e spieghiamo anche tutta una serie di problemi di fisica quantistica che non potremmo spiegare. Nell'universo del DCT, in quella stanza lì, noi siamo in grado di vedere, di gestire il passato, il presente e il futuro contemporaneamente. Prego. Sono vivo e morto nello stesso momento. Assolutamente, sano e malato contemporaneamente. A questo proposito, se io sono il creatore di me stesso, l'idea sbagliata è che se sono malato faccio una simulazione mentale per vedermi sano. Questa creazione non la posso fare perché è una creazione asimmetrica. Sano e malato è duale. Tu sei sano e malato contemporaneamente, ma hai deciso di vivere la tua vita in modo sano. Cioè di non prenderti in considerazione la parte che comunque esiste di te, che è malato. Cosa dice la fisica quantistica? C'è un problema di fisica quantistica, ci sono due soluzioni, una giusta e una sbagliata. Chi decide qual è quella giusta? Te. Te sei quello che decide se 2 più 2 fa 4, è così. Nell'istante in cui tu non vuoi più che 2 più 2 fa 4, fai l'esperimento e 2 più 2 non farà più 4, perché te hai deciso quella cosa lì. Questo sembra incredibile, ma è il risultato degli esperimenti della fisica quantistica. Allora, la creazione che te fai deve essere sempre una creazione simmetrica. Perché non ti avviene, non viene il miracolo? No, io voglio spostare con la forza del pensiero questo paio d'occhiali e non mi riesce. E certo che non mi riesce, perché qualsiasi cosa tu stai facendo due miracoli. Perché l'universo deve avere un piano di simmetria. Due miracoli. Uno, sposti gli occhiali a destra, e l'altro devi per forza spostare gli occhiali a sinistra. Quindi il fatto che gli occhiali non si spostano è una somma di due miracoli che si ammazzano tra di loro.
Con, così va vista la cosa. Non è l'ombre riuscito. Sei riuscito benissimo. Sei riuscito benissimo. Ecco. Quindi devi imparare a fare il miracolo asimmetrico. Ma questo lo puoi fare solo se hai consapevolezza di come funziona, se no non ci pensi a questa cosa. Esiste anche il miracolo asimmetrico. Ovviamente il miracolo è asimmetrico, ma non perché è asimmetrico localmente, ma in realtà è successo qualcos'altro da qualche altra parte che ha asimmetrizzato l'universo, perché sennò non si può fare il miracolo. E mi scusi, quindi chi è veggente in realtà non vede niente o vede tutto? Noi, chiunque, ognuno di noi, se possiamo fare degli esperimenti, vede esattamente quello che succede nel futuro. In questo contesto c'è un chiaro esempio che è quello che è l'EPR mentale. Cos'è l'EPR mentale? Non è electron proton resonance, è Einstein, Podolsky, Rosen. Sono tre tizi che hanno dato il nome a una incongruenza della fisica, sì, a un paradosso, se vogliamo dire così. Allora Einstein ce l'aveva con la fisica quantistica perché diceva che Dio non gioca a dadi. E quindi le cose non possono essere così complicate come il fatto che noi in qualche modo si faccia qualche cosa e noi si sia contemporaneamente osservatori e osservabili di questa cosa per cui stiamo perturbando noi stessi. Troppo complicato. Einstein diceva che la fisica quantistica era incompleta e quindi inesatta, e lo fa vedere attraverso una serie di esperimenti che prendono proprio il nome di paradosso di EPR. Sostanzialmente, invece, la fisica quantistica, con Bohr e altri, 6 mesi dopo la pubblicazione dell'articolo di Einstein, Bose e Tarodowski, ha dimostrato che insomma, la fisica quantistica aveva ragione e che Einstein doveva abbassare le penne. Mi dispiace il fatto che Dio non giochi a dadi, ma il problema è che Dio, se gioca a dadi, perde. Questo è l'aspetto fondamentale che Einstein non ha capito. Perché Dio non c'è, ci siamo noi, e questo è un altro paio di maniche. Ma Einstein era religioso e quindi imponeva alla fisica, chiaramente parlando, di essere religiosa poi quella, no? Invece non è così. Allora, il problema è la gestione dello spazio e del tempo. Te, all'interno del tuo DCT, puoi gestire la tua realtà comprendendo questo. L'effetto mentale EPR è il seguente. Hanno preso una quarantina, sostanzialmente 35, mi sembra, persone, e le hanno divise in due gruppi. Le hanno collegate con degli apparecchi che facevano l'elettroencefalogramma, apparecchi uguali. Il primo soggetto nella prima stanza, il secondo soggetto nella seconda stanza, sempre a coppie. E hanno fatto diverse, 60-70 coppie diverse, per fare questi esperimenti 60-70 volte. Hanno poi preso l'elettroencefalogramma di un tizio, l'hanno bombardato con la luce, l'hanno pizzicato con gli aghi, hanno fatto le cose che si fanno di solito in un elettrocardiogramma, per un elettroencefalogramma, per vedere se il cervello funziona. All'altro non gli hanno fatto niente, mentre registravano l'elettroencefalogramma gli hanno solo detto, a modo suo, fai come ti pare, cerca di collegarti mentalmente con quello che sta di là. I due elettroencefalogrammi erano uguali. Cioè, vedete cosa vuol dire? Vuol dire che il tuo cervello ha creato uno zero point energy e si è collegato con lo zero point energy dell'altro cervello e ognuno dei due aveva le stesse sensazioni. È incredibile questa cosa qui. È un articolo scientifico pubblicato su una rivista di neuroscienze. Non ci posso fare niente. Questo vuol dire che spazialmente e temporalmente non c'è lo spazio e il tempo. E quindi non c'è, neanche nel nostro caso, il passato e il futuro. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una linea spazio-temporale, chiamiamola linea temporale per brevità, esaminiamo solo un parametro. Noi siamo qui, questa linea temporale, insieme a me che sono qui nel presente, ci sono tutti gli eventi del passato e tutti gli eventi del futuro, contemporaneamente. L'universo, la tua vita, è un CD, dove c'è scritto tutto. Il fatto che la puntina del CD legga la traccia, gli eventi uno dietro l'altro, non vuol dire che un evento accada dopo. C'è già scritto, lo stai leggendo te, perché il tuo
tipo del cervello, un lettore di ologrammi, ma c'è già scritto tutto. Non è vero che non esiste il libero arbitrio perché tu sei costretto a scegliere una traccia, perché il nostro CD dell'ologramma ha infinite tracce e il tuo libero arbitrio consiste non nel creare una traccia nuova, ma nello scegliere quale tra le infinite tracce che tu hai creato subito all'inizio in un unico evento vuoi scegliere di ripercorrere. Quindi tu non stai creando materia, non stai diventando ricco dove non lo sei, non stai vincendo alla lotteria, non stai diventando sano e guarendo dal tumore che avevi 3 secondi prima, stai semplicemente scegliendo, cioè creando. La creazione è avvenuta all'inizio, un colpo solo, fatto. Dopo, in questa realtà che ti appare virtuale dove c'è il tempo, che in realtà non esiste perché è finto, il tuo libero arbitrio ti fa scegliere inconsapevolmente, perché non ne hai consapevolezza, un percorso che tu hai già deciso a monte nel primo istante dell'universo in cui tu hai creato tutto di percorrere. Percorso che puoi cambiare in qualsiasi istante, perché nell'istante in cui hai deciso di fare quel percorso è l'istante iniziale della creazione, cioè questo anche. Quindi in qualsiasi istante tu puoi scegliere quale percorso e quale variazione di percorso fare. Lì esiste il libero arbitrio e te capisci una cosa fondamentale. Ma questo poi ne parleremo meglio a Pescara. Il libero arbitrio esiste solo se te credi che l'universo sia duale. Nell'istante in cui tu pensi che l'universo non è più duale, non c'è più scelta. Perché nell'universo duale te puoi scegliere di andare avanti o indietro, è duale. Ma e ti fai tutto il tuo percorso di acquisizione di consapevolezza. Nell'istante in cui la tua coscienza torna ad essere uno, tu sei tutti gli eventi insieme. Essere tutti gli eventi insieme ti porta in una situazione in cui non ha più senso parlare di libero arbitrio. Non ne hai più bisogno. Il libero arbitrio ti serve solo per capire. E tu scegli come capire. Ma quando hai capito, è così e basta. E in una situazione, in un mondo del futuro, capite che quando noi tendiamo in questo senso, la politica non ha più senso. Non ha più senso la religione, non ha più senso la scelta, perché non c'è niente da scegliere, perché tu sei tutto. Però scegli come manifestare. È una manifestazione totale, quindi tecnicamente te puoi scegliere di manifestare una delle cose che sei. Sei sano e malato e decidi ora, a livello di acquisizione di consapevolezza, che puoi recitare la posizione del sano, perché questa è una recita, ovviamente. Se tu non ne sei convinto e vuoi diventare solamente sano, fai ancora un discorso duale, perché abbiamo visto che sano e malato sono sostanzialmente due modi di malattie diverse. Vedi come ti cambia la vita nel tutto. Quindi, quando noi tra un attimo siamo qui, la linea spazio-temporale è cambiata. Sono cambiati, cioè, che cosa è cambiato? Da un secondo fa a un secondo dopo. L'unica cosa che cambia, perché te vivi nel presente, è la tua coscienza. Cambiando la tua consapevolezza della coscienza, la coscienza è fissa. Cambiando la consapevolezza della coscienza, tu hai una consapevolezza differente. Quindi, quando guardi nel passato, non lo rivedi più come lo vedevi un secondo prima, perché ti è cambiato il passato e ti cambierà anche il futuro. Quindi il passato non è siccome è passato, è fisso. Il passato è dinamico. E si muove esattamente come il presente. Tu cambi il presente, cambierai il passato e il futuro contemporaneamente. Con la programmazione neurolinguistica questo si vede perfettamente. Con la programmazione neurolinguistica, quando tu riprogrammi un soggetto che aveva paura del buio, lo fai tornare nella timeline indietro nel tempo, gli fai rivivere. Ed è sbagliato anche questo, perché non si rivive, si vive. Quella situazione lì, tu stai portando lo zero point energy del tuo cervello nel passato, stai cioè portando il presente nel passato, stai facendo non rivivere, ma vivere come lo vivresti oggi con la tua coscienza quell'evento. Siccome hai paura del buio oggi, vivi quell'evento come è iniziata allora, con la paura del buio. In quell'istante parli con la tua coscienza e gli fai capire che non devi avere paura del buio, perché arriverà uno che aprirà la porta e glielo fai vedere. Nell'istante in cui lui vede nella testa questa cosa,
crea un passato nuovo. Quando torni nel presente, manco te ricordi più chiaro di paura, perché guardi nel passato e quell'evento non c'è più. E non c'è più perché ti va cancellato, cioè hai riprogrammato il soggetto. È chiaro che una volta che noi scoprivamo questa cosa, la applicavamo all'alieno che passava di lì. Tu non sei stato mai addotto. Il soggetto non solo non veniva più addotto, ma manco si ricordava più che era successo. Funzionava così. Perché? Perché esiste solo il presente. Quindi tu, lavorando sul presente, sapendo come funziona la timeline e la fisica quantistica, per questo dico, non ci inventiamo ipnologi che domani mattina vengono a pagamento a 160 euro a guarirti, perché non esiste. Si dovrebbero guarire loro prima, perché ovviamente se fanno queste cose vuol dire che hanno bisogno di specchiarsi con soggetti che ovviamente hanno la stessa loro problematica. Quindi è chiaro che io a farmi guarire dal raffreddore da un medico che sta dice tutto il giorno non ci vado, no? Invece in Italia si fa così, no? In Italia si prende il soggetto ipnologo tale e molto poco consapevole di sé, gli si danno i soldi, ma per quale motivo? Gli si danno i soldi per quale motivo? Per il motivo che tu stai dando all'altro un lavoro da fare su di te. Io non ho voglia di farlo, io non sono capace di farlo, io se lo faccio non mi riesce, fammelo te per me. Ed è talmente distorico questa cosa che l'altro giustamente ti punisce prendendo i soldi. E te lo meriti, perché devi capire, passando attraverso quell'esperienza, che lo devi fare da solo. Questa cosa qui non è una chiarezza bestiale, unica. Ma che cosa si scopre? Si scopre che la gente non c'ha voglia. Non c'è voglia di guarire. Cioè, ti rendi conto questa cosa qui? No, fallo te. Ma come fallo te? Io non lo posso fare, perché ad abitare le lampadine deve essere in grado te. Io non posso aiutare nessuno. Lui, e qui si comprende a che cosa serve l'altro. Io non insegno niente a nessuno. Non lo posso fare, perché la timeline me lo vieta. E ti dico perché. Perché io posso parlare con un altro e quindi interagire con l'altro solo se l'altro ti posso insegnare qualche cosa perché io ho coscienza più grande di te. Mettiamola così. No, perché te che hai una coscienza diversa a me non mi capisci. Capisci un po' l'italiano, ma in realtà poi parlando con te si capisce che tu non hai capito niente di quello che ti ho detto. Perché hai una consapevolezza diversa. E se invece io parlassi con uno che ha la mia stessa consapevolezza, non servirebbe a niente parlare con quello lì, perché lui che ha la mia stessa consapevolezza sa le stesse cose che so io. Morale della favola, non puoi passare all'altro nessuna informazione. Ma allora che cosa ci sto a fare qui? Vero. Il processo di acquisizione di consapevolezza è un processo personale che quello che io, quindi attivamente, non posso fare niente. Io posso solo essere qui passivamente e dire come la vedo io. Te, se ce l'hai voglia, puoi prenderlo come spunto, analizzare questa cosa su di te e vedere se per caso hai voglia di fare un certo tipo di percorso che ho fatto io. Ma sei te che mi prendi a me delle cose. Io non ti posso dare niente. Funziona così. Quindi il processo di acquisizione di consapevolezza a specchio dell'altro è legato al fatto che te devi avere l'atto di volontà di fare. E io devo sapere che a te non ti posso dare niente. E che tutto quello che faccio, io e voi, lo fate solo per voi stessi. Non esiste nessun'altra ipotesi di lavoro. Le persone nell'universo, gli esseri umani dell'universo, non esiste uno che faccia qualcosa per un altro, è finto. Lo fanno inconsapevolmente alcuni, la maggior parte, per se stessi, e sono gli egoici. Sono quelli, cioè, che egoicamente pensano di farlo per gli altri, ma in realtà lo fanno per se stessi. No? Io ti vedo soffrire, poverino, ti aiuto, ti faccio qualcosa. Ma perché? Perché sostanzialmente se soffri te, io mi dispiace, soffro io, ma allora mi interessa di me. Se io non ti vedessi soffrire, non soffrirei. Allora lo faccio sempre per me. Aiuto la vecchietta. Perché aiuti la vecchietta? Perché dopo vado in paradiso. Allora lo fai per te.
e si scopre che qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi, anche respirare, lo fai solo per te. Che differenza c'è tra la persona consapevole e la persona egoica? La persona egoica non lo sa, crede magari di farlo per l'altro, ma non è vero, non è vero. Questo si vede quando gli industriali con i loro carosetti vogliono far vedere compra di questo prodotto che ti salverà la vita. La cellulite è una malattia. Come la cellulite è una malattia? Perché te vale. Uno che non vale deve essere cellulitico. Cioè, te capisci che c'è un discorso di fondo che non funziona. Cioè, vivi per il culo. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Allora, invece il consapevole sa che non ti può aiutare, ma sa anche che l'unico modo di aiutarti, tra virgolette, è di fare tutto per sé, perché prima capisci te, prima, siccome sei in collegamento tra tutti i zero point dell'universo agli altri, metti a disposizione la tua consapevolezza agli altri. Basta che uno abbia capito una cosa che tutti gli altri l'hanno capita. Ecco, non mi voglio dilungare su questa cosa qui. Entriamo, però... Capisci come si deve affrontare la stasi del PCP? Quando invece trovi la parte animica e la parte spirituale che si litigano tra di loro, si litigano tra di loro perché non hanno capito queste cose. Vi dico molto rapidamente come funziona questa cosa. Vedete che c'è un gruppo di assi. Fai conto che questa è la parte animica che dovrebbe essere di questo colore. E quindi c'ha questi assi fatti in questo modo, in cui uno chiaramente è bianco, non visibile. Nell'addotto la parte animica risulta di questo colore. E porca puttana, c'è qualche cosa che non funziona. Allora si può capire come questa cosa diventa questa cosa perché nel mezzo si somma quest'altra cosa. Una volta che tu hai capito che questa cosa, ora vi faccio vedere come funziona, questa cosa si aggancia a questo oggetto che vibra, l'anima blu diventa rossa o verde. E non è possibile. Vuol dire che l'anima blu ha una sua vibrazione, ma quando ci si attacca a qualcos'altro, cambia la vibrazione, perché diventa la somma delle tue vibrazioni, la tua, che è la blu, e quella di quest'altro coso che ti fa cambiare colore. Il cervello funziona così. Vediamo come riusciamo a risolvere questa cosa. Eccola qui. La tua povera animetta blu. L'anima blu è fatta. Verde, rosso, niente. Cioè, il blu non c'è. Quindi, se non c'è il blu, lo spettro di emissione ti dice che la tua parte animica non assorbe nel blu, non assorbe nella dimensione del tempo, non assorbe, non c'è bisogno, perché lei vede tutto il tempo in un corpo solo che assorbe, già ce l'hai. Bene, andiamo avanti. E invece, porca puttana, la tua anima appare verde. E quindi, se è verde e siamo in questo universo, il verde è fatto così. Non c'hai l'asse verde, c'hai solamente l'asse rosso e l'asse blu. Allora, vediamo di costruire pezzo per pezzo cosa succede nel mezzo. Questo coso più niente dà questo coso. È un vettore. Una mela più zero dà una mela. E qui questa mela me la ritrovo così com'è. Niente più una pera da una pera. Beh, vedi che è facile, Questo coso $100 meno $100 danno zero. Che colore è questo? Verde. Che colore è questo? Rosso, gli manca il rosso. Ma è un rosso, guarda come è fatto. È un rosso che è in un altro ottavo. Hai capito da dove viene lo stronzo che mi si appiccica a me? Da quell'ottante lì. E come sono fatti gli ottanti? Eccoli qua. Ta-dan. Te sei qui. Quel coso stava qui. E si scopre, facendo tutti i conti, che vi risparmio, però magari nel libro ci sono, che sostanzialmente noi che siamo qui, quando la nostra adduzione è in atto, il colore della parte animica, come quella mentale, come quella spirituale, quando cambia, cambia perché ci sono delle interferenze che sono o qui o dietro. Cioè, per fare un'interferenza hai bisogno di una superficie,
Cioè, questo deve essere con una faccia attaccato da qualche parte, quindi o qui, o dietro. Non ci può essere un'interferenza vera e propria qui, perché non c'è geometricamente la possibilità con i colori, e il tuo cervello lo sa perfettamente, di manifestarla. È facile, sai esattamente qual è lo stronzo che in qualche modo ti viene a romperti le palle. Allora, così chiaramente c'è un'anima blu, ma c'è una controanima del secondo creatore che è gialla. Sappiamo che questa è scappata dentro da noi. Una mente del secondo creatore che è magenta, mentre noi avremmo una mente verde, uno spirito rosso, e facendo i conti viene fuori che lo spirito dall'altra parte è giallo. È solo geometria, non c'è niente da imparare. Questa è una cosa che può essere un po' più complicata. Che cosa vuol dire questo? È una convenzione, chiaramente. Gli assi hanno dei segnassi, hanno dei segni, o sono positivi o sono negativi. Quindi quando noi, per esempio, prendiamo questo, vedi, questo ha tutti gli assi che noi abbiamo deciso che sono positivi, più, e poi vai a vedere qual è l'asse che ti manca e scoprirai che colore è. Quindi ci puoi avere un rosso che è fatto in tanti modi, un rosso che è sempre rosso perché ti manca il colore rosso, ma gli altri assi possono essere più, meno, più, e sono rossi che vengono identificati in questo modo, geometricamente, dal tuo cervello. Te non devi sapere niente di fisica, di vettori, di niente, lo fa la tua testa, in automatico. Te sei il creatore dell'universo, funziona per tutto, perché non dovrebbe funzionare per questo? Vediamo come cambiano i colori all'interno del TCT. Questa è una fase veramente attiva, cioè te stai comprendendo qualcosa. C'è una domanda? Sì. No, solo dopo fai un epilogo degli ottanti, chi si trova negli ottanti, diciamo, a dire. Sì, mi sembra che ci sia anche una cosa che lo ripeto, okay. Se non mi ricordo male, ma se mai poi lo richiedete. Anima. Allora, guardate, questi sono cursori del computer che vanno da 0 a 255, sostanzialmente sono dei numeri, no? E abbiamo i tre colori fondamentali, che sono il rosso, il verde e il blu. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo cursore e questo cursore sono a 0, fai conto, e quest'altro è a 255. Oppure viceversa, è una convenzione, non vi preoccupate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il colore blu ce l'hai quando tu non assorbi nel blu. Allora ammetti che questo sia 0, no? E questo è di assorbimento 255, cioè tutto il verde e tutto il rosso sono assorbiti, il blu non è assorbito. Bene, la tua parte animica è blu. Che cosa succede quando la tua parte animica invece è di un altro colore? C'è scritto, vedi, anima aspaziale, cioè senza la cognizione dello spazio. Anima è verde e rossa. Nell'istante in cui il rosso non c'è più, l'asse dello spazio, la parte animica non è in grado di acquisire le condizioni per comprendere da un punto di vista spaziale la realtà virtuale che la circonda. Gli è rimasto solo l'asse verde. Dunque, siccome siamo in uno spettro di emissione, vedo il contrario, magenta. Vedi? Funziona così. Questa volta ci sono due assi che non ci sono. Non c'è solo l'originale, ma c'è anche il colore rosso che non c'è più. C'è solo il verde, quindi tu vedi il colore opposto. Cosa vuol dire un'anima a spaziale? Vuol dire che la parte animica è veramente fuori di testa. Perché lei già vede male la parte del tempo, nel senso che lo vede come un evento unico. Quindi non gli chiedere che ora sono a una persona del genere, perché non lo sa, ma non solo ti dice che ore sono qui, cioè perché là non sono le stesse ore, cioè fa una confusione della Madonna, capisci? Oppure un'anima senza energia, come è fatta l'anima? Blu,
rossa. Questa volta gli tolgo l'asse d'energia, rimane il rosso. Spettro di emissione, il contrario del rosso, giallo. Ecco, e qui a volte c'è una confusione, perché l'anima azzurra, ti dicono, no, l'anima deve essere blu, azzurra solitamente è ciano, cioè ciano è il colore del ferricianuro di potassio che ha dato il nome al ciano, viene da lì ciano, con la Y per gli inglesi. Analogo uso di spirito. Lo spirito, se non ci sono casini, è rosso. Perché? È rosso perché non assorbe, lo vedete? Nel rosso non assorbe, assorbe solo nel verde e nel blu. Bene, allora, quando succede che questo spirito qui è di un altro colore, per esempio questo, spirito atemporale, vedete, non solo non assorbe nel rosso, ma non assorbe neanche nel blu. Vedete? Rosso e blu. Quindi non assorbe in quello che è il colore dell'asse del tempo. Gli è rimasto il colore verde. Dunque, spettro di emissione, il contrario del verde, ciano. Scusa, magenta. L'ho detto male, ma l'ho visto bene. Magenta. Mi seguono, eh? Ah, avete capito? Ora, insisto, solo perché è un esercizietto, perché poi tornate a casa, non ve lo ricordate più, invece lo dovete ricordare, perché ve lo dovete fare da soli, poi bene il test e capire. Analogamente, lo spirito senza energia è uno spirito che cambia il colore nello stesso modo. Quindi capite bene, per esempio, questo spirito qui, che cosa ha di caratteristiche? Questo spirito, lo spirito dovrebbe essere energia e tempo. Allora, se non c'ha l'energia, gli è rimasta l'asse del tempo, che è blu, vede nel contrario del blu, che è il giallo. Capisci che uno spirito giallo ha un significato. Vuol dire che la tua parte maschile non ha energia, cioè la tua parte maschile di te è moscia, non ce la fa a prendere le decisioni, all'interno di te si trova una parte un po' piccola, down, per terra, buttata lì. Tutto quello che è la parte maschile di te non c'è. Questo cosa vuol dire? Che in un maschio è devastante, perché te ce l'hai uno che sarà un uomo di Neumann del primo tipo, cioè dove la donna gli deve mettere le ciabatte, gli deve dire come si veste, gli deve la mamma, passa dalla mamma alla sorella, alla moglie, poverina, alla figlia, però sostanzialmente è un deficiente vegetale, no? Beh, una mente gialla vuol dire un'altra cosa. Il colore è lo stesso, ma siccome gli assi sono un'altra cosa, vuol dire un'altra cosa. Però è facile capire questo, no? Facciamo gli ultimi esempi sulla mente. La mente dovrebbe essere verde. Perché l'asse verde non c'è. Quindi assorbe nel blu, so che cos'è il tempo, e nel rosso so che cos'è lo spazio. La mente è un campo elettromagnetico con consapevolezza. È un pezzo di computer intelligente che sa che cosa sta succedendo. Intelligente fino a un certo punto, perché basta andare zitto, insomma, le menti a disposizione oggi non è che sono un granché. Però, diciamo, funziona in questo modo qui. Ora, quando la mente cambia colore, vedete che cambia colore e vi rendete conto subito, da tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che la mente, lo spirito e l'anima non possono assumere tutti i colori, ma sono obbligati vettorialmente, quando hanno delle problematiche, a cambiare colore in una direzione obbligatoria. Quindi non crediate di dire chissà che cazzo di colore, cosa vuole dire questo. Voi l'avete in mano la chiave di lettura per dire cosa sta succedendo. Ed infatti una mente atemporale è una mente che non solo non ha l'asse dell'energia, ma ovviamente ha il tempo che non gli funziona. E quindi è solo rossa, e quindi emette il colore ciano, che è il complementare. Vi state ancora accorgendo di una cosa. Questa è la classica mente gialla, cioè la mente aspaziale. Quando voi vi trovate di fronte a una mente aspaziale, il soggetto non si ricorda dove ha messo le cose. Dove l'ho messe? Erano lì? Ora, prova a entrare in una camera di uno che ha la mente gialla.
cioè con una certa ci fai dentro, perché non sai dove è la finestra. Oppure una mente atemporale, come quella di prima, ci diamo appuntamento alla stazione. Sì, dove la stazione? La stazione di Poggi Bonsi, magari lo trovi subito, ma la stazione di Roma, alla stazione. Così, alla stazione. Ma dove alla stazione? Cioè, capisci che questa gente non ha la considerazione di che cos'è il tempo, di che cos'è lo spazio, e te lo vedi come studia. Perché quando te c'hai un libro davanti, non ti ricordi più dove hai letto quella cosa, e non sai più dove andare a trovare. Oppure non ti ricordi più quando è successo quell'evento. È incredibile questa cosa, funziona così per la mente, per lo spirito e per la parte animica. E noi ci stiamo rendendo conto di una cosa, che è la seguente. Quando anima, mente e spirito, facciamo il caso semplice di blu, rosso e verde, lasciamo la parte animica già fuori perché ci complica la vita, ma neanche più di quel tanto. I colori sono cambiati e cambiano sempre nello stesso modo. Ciano, giallo, magenta. Sempre. E te ti rendi conto di come, per esempio, una mente, questa qui, vedi questa mente qui, che dovrebbe essere verde, alla fine o è del colore di prima, ciano, o è del colore di ora, giallo, oppure è verde. Non ci sono altre possibilità. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che se te hai un problema legato a uno stato di salute psicotica che non ti fa vedere l'universo come dovresti vederlo, quindi non sei armonico o con lo spazio, o col tempo, o con l'energia, i tuoi colori RGB cambiano in ciano, giallo, magenta, sempre. Se, vedi, la tua mente è o ciano o giallo, questo vuol dire che la tua mente non può essere verde e non può essere neanche magenta. Se è magenta c'è qualcosa che non torna, perché alcuni la mente magenta ce la veda. E cosa voleva dire? Andiamo a vedere. Questo ti dice subito una cosa fondamentale. Quando tu fai il tuo TCT e le tue tre componenti, ne basta una sola, ha un colore diverso e invece di essere o rosso o blu o verde è o ciano o giallo o magenta, ogni pezzettino ha due variabili possibili, non tutte e tre, ognuno con questa tecnica ha solo due possibilità, tu hai un problema legato a uno psichismo particolare, cioè non ti correli con lo spazio, non ti correli col tempo, non ti correli con l'energia. E questo che non si correla a questi tre è o la tua parte animica, o la tua parte mentale, o la tua parte spirituale. Così facendo hai un carattere identificato immediatamente da questo tuo risonanza magnetica nucleare gratis, fatta senza prenotazione, quando vuoi, da solo. Sai che vuol dire? La ministra, l'ex ministra della sanità è contenta. Non come Garattini che dice che bisogna prendere i farmaci prima di ammalarsi, così poi non ti ammalate. No? Prego. No, volevo sapere, se uno ha la mente aspaziale, potrebbe compensare questo fatto magari quando in casa è uno che sistema tanto per ricordarsi, per compensare questa carenza? Ci sono dei processi compensativi, sicuramente è possibile tutto, però se hai una mente spaziale, quando tendi a rimettere a posto compensativamente il tuo spazio, lo fai male. Cioè non ti viene, proprio non ce la fai. Viene un casino, ancora sul casino. Allora, poi si interviene, perché in Fiat Econotest c'è scritto dinamico. Questo è quello statico. Allora, una volta che ti hai capito, agisci da dentro modificando i colori, perché siccome il dentro è il creatore del fuori, tu stai modificando il tuo stato psicotico guarendo. Guarda, sì, prego. Quindi non è possibile visualizzare altri colori al di fuori di quelli che sta dicendo? Sì, sì. Devo dire, ne ho detta solo metà. Okay? Sto arrivando. Questo ha a che fare solo con il fatto che non esista nessuna interferenza aliena.
Perché se esiste un'interferenza aliena, i tuoi colori non variano più nel ciano, giallo e magenta, ma variano sempre nella sfera blu, rosso, verde. Solo che solitamente la tua anima non sarà più blu, sarà verde. O in alcuni casi, meno importanti, rossa. La tua mente non sarà più verde, ma solitamente rossa. E ovviamente te capisci subito che hai deciso immediatamente, facendo il tuo PCT, se te hai problemi psicotici oppure c'hai un problema di interferenza aliena. E capisci anche se c'hai un problema psicotico che è stato sviluppato da un'interferenza aliena. Prego. Ma è quasi risposto, cioè nel senso, di solito devi fare esempio o psicotico o aliena. Perché no, e no, ci può stare tutte e due, ci può stare una via di mezzo. Ci può stare tutte e due. Pensate con la mente non propriamente spaziale, ma un po'. Perché quando si fanno esempi a bambini piccoli si comincia prima a dare 1 più 1 che fa 2, poi fai 45.650 che dice 1 più 3. Quindi devo fare sempre l'esempio più semplice prima, no? Perché sennò ci si perde. Bene. Scusate, è sfere bianche? Ah, già arrivo, aspetta. Allora, il bianco e il nero hanno due significati precisi. Allora, intanto abbiamo capito. Colori RGB ruotati di 60 gradi nel grafico dei colori, il grafico dei colori è questo, lo ripeto. Praticamente c'hai come due triangoli. Il primo è magenta, ciano, giallo, il secondo triangolo è blu, verde, rosso. Questo è l'appiccicamento della triade di questa cosa vista nello spazio, dove qui c'hai il magenta, qui c'hai il blu, qui c'hai il ciano, qui c'hai il rosso, qui c'hai il verde, qui c'hai il giallo. Schiacci questo, ti viene fuori questo. Chissà, magari questo è il motivo del perché la diemopeudo a sei dita ha questo simbolo del medaglione. Sarà forse questo il fatto che le simbologie di anima, mente e spirito producono poi i triangoli nell'antica alchimia. I triangoli sovrapposti, poi magari lo vediamo. Quindi, sì, attraverso questa semplice tabellina, se l'anima è verde, cioè se l'anima è blu, se è verde è perché questo signore che viene dal meno più te l'ha fatta diventare rossa, oppure questo signore che viene dal più rosso te l'ha fatta diventare verde. Quindi vedi che per esempio la mente verde non può che essere o rosso o blu, lo spirito rosso non può che essere o verde o blu. È una legge di simmetria. Allora, noi ce ne possiamo anche fottere di queste cose. Basta che ci ricordiamo la regoletta. Se i colori variano nel ciano giallo magenta, c'è il problema tipo psicoanalitico. Se, quindi praticamente tutti. No, perché capisci che i sani sono veramente pochi in questo universo. Se invece cambia il sistema RGB ruotando, cioè invece di essere così è ruotato, questo vuol dire che il posto del blu ha preso un altro colore, sempre di 60 gradi, perché te devi ruotare, al posto di questo colore qui, ci devi mettere questo. Quindi questa è la rotazione che ti spetta. Ok? Questo è chiaro. Te non solo sai chi è l'interferenza aliena che ti ha preso, ma sai anche da dove viene, perché sai esattamente ricostruire con quel trucchetto di prima. Se ti può interessare, a noi ce ne frega anche poco, ma volendo, se ti interessa, sai chi è, da dove viene, e sapere di più è sempre utile. Ha detto che tornava questa cosa. Noi siamo qui e noi non possiamo che essere in qualche modo parassitati, diciamo così, brutto termine, da qualcosa che viene da qui, qualcosa che viene da qui o qualcosa che viene da qui. Ovviamente gli ottanti, che sono 8, prevedono una parte superiore e una parte inferiore. Prevedono che qui ci siano situazioni ancora in cui
l'asse è verde, cioè è l'asse della materia, ma c'è uno stronzo che viene da qui che è legato al mondo dell'antimateria. Questo è quello che noi chiamiamo l'indio, chiamiamo, sì, il Ra, quello che si rifà un po' alla mitologia egizia. Ra, che è l'abitante di Horus. L'Horus è l'alieno a forma col beccone, a forma di cellone, di volatile, che in qualche modo ospita quello che noi chiamiamo Ra. Ospita, quella è una creatura di Shiva che utilizza il corpo di Vishnu, perché se no, non avendo corpo, perché di sopra non ci sa, perché è antimateria sostanzialmente, e poi la parte animica non gli permette, essendo venuta di qua, di creare una materia di là, sostanzialmente, come nel mito, ha bisogno di venire di qua, ma ci viene solo se c'è un carrier, cioè si impossessa di un corpo e vivrà in simbiosi mutualistica con questo. Quindi l'idea è che questo uccellone alto, gigantesco col beccone, cattivo, che fa le cose tremende, in realtà a sua volta è parassitato da questa cosa. Quindi noi non sappiamo neanche sostanzialmente se, ma forse anche sì, perché se ti succede questa cosa è perché te consapevolmente l'hai voluto fare. Hai voluto credere e che avresti avuto dei vantaggi. E ti sei fatto fregare, perché ora c'è qualcuno che ti pilota, c'è qualcuno che ti fa muovere, c'è qualcuno che fa qualcosa per te. Mi ricordo una serie di ipnosi regressive trattate su un libro americano che parla di vite passate, eccetera, eccetera, in cui in una di queste vite future il soggetto parla di una società in cui lui abita su un altro pianeta o qualcosa del genere. È una società parassitata da degli esseri luminosi piccoli che ti entrano dentro e ti fanno fare delle cose che te non vuoi. È esattamente quello che succede nella società di oggi, qui, dove quello che noi chiamiamo Lux, essere luminoso senza corpo, sta facendo quello che viene però da una parte di sotto. Non ha il corpo, ma ce l'aveva una volta, e viene dalla parte di sotto, non viene dalla parte di sopra. Dalla parte di sotto c'è o la parte di Lux o la parte dell'uomo primo che sta dietro. L'uomo primo è l'Adam Kadmon del mito, è colui che ti compare come il dio bianco e barbuto, che ti dice la parte animica è mia figlia. E la parte animica lui è il mio babbo. E il rapporto tra questa parte animica e l'uomo primo è esattamente il rapporto che hai, che la femmina ha col suo babbo, cioè un rapporto estremamente conflittuale. E questo accade perché? Semplice, perché la realtà virtuale esterna è la rappresentazione a specchio di una cosa che te stesso ti sei costruita. Quindi, se tu non te ne rendi conto e c'hai il problema con la tua parte amica, cioè la tua parte femminile, hai il problema con l'uomo primo, nella realtà virtuale tu ti costruisci un evento che cerchi di farti capire questa cosa, cioè il rapporto conflittuale con il maschio dominante. Quando soggetti che hanno difficoltà a unificare la parte maschile e la parte femminile nel TCT, io gli dico sempre di guardare il rapporto che c'è tra i suoi genitori, perché i tuoi genitori, maschio e femmina, rivestono a specchio lo stesso ruolo, recitano, che non gli permette di vivere in armonia insieme, ed è l'immagine speculare di quello che ti hai dentro. Quindi quando te non riesci a vedere dentro di te, devi guardare fuori. Perché fuori comprenderai che quella realtà che hai intorno a te, te la stai costruendo apposta, perché prima o poi devi capire che è quella parte lì che te hai davanti agli occhi tutti i giorni, perché devi risolvere questo problema. Tutta questa bellissima storia, sì. La mettiamo in relazione al bambino, che dice mamma sono tornati i coniglietti, quelli grossi con gli occhi, sì, a giocare con me. Sì. Che ne sa il bambino, nella sua innocenza, tra parentesi? Sì. Come si può rapportare questa esperienza agli adulti? Se un genitore sente questo discorso, la prima cosa che deve fare è dire porca puttana, sono nel problema anch'io. Probabile. No, sicuro. Sicuro che faccio. Ecco che
il bambino che tu hai a specchio dimostra la problematica tua. Qualsiasi figlio tu abbia o figlia è la rappresentazione a specchio di qualche cosa che tu devi risolvere, che si comporta, che si trasforma, che vive nella realtà virtuale come un figlio che tu hai tutti i giorni. Ma lui non sa di tuo padre. Nessuno sa niente da un punto di vista di inconsapevolezza, ma in realtà tutti abbiamo deciso di fare molto inconsapevolmente questo cammino. Il fatto che il bambino sia piccolo non vuol dire che la sua parte animica sia piccola, e allora il bambino può fare un tiro di cortest 1000 volte meglio di un adulto, perché finalmente non è ancora stato a scuola dove l'hanno rovinato. Perché a scuola la prima cosa che succede, buoni e cattivi, e ti dicono che il mondo è duale, e veramente te cominci a crederci. Ma io una volta vedevo una cosa luminosa, si chiama Aurea, quando l'ho detto alla maestra, la maestra mi ha detto no, queste cose non si vedono, oppure mi ha portato dallo psichiatra, e allora io poi non l'ho più vista. Era lui che aveva ragione, il bambino che vedeva l'aura, non tutti quegli altri che non lo vedevano. E la maestra a scuola, o il maestro, ti dice subito che ci sono i buoni e i cattivi, e non ti fa più capire niente. Il bambino quando nasce è un bambino che ha una consapevolezza minima della realtà virtuale, non sa che esiste la dualità, cioè è egoico a 1000 per 1000, perché pensa di essere solo lui nell'universo, ed ha ragione, ma vive questa unicità in modo non consapevole. Deve passare tutta la vita per fare l'esperienza della separazione, per tornare al mondo vecchio a risentirsi unico, ma in un modo diverso, non più egoico. Vedi? 1, 2, 3. Gli step sempre gli stessi sono. E la chiave di lettura è unica. Professore, nella meditazione trascendentale o nel DCT, quindi quando si analizzano magari delle vite passate, sì, potrebbero anche quindi essere delle vite future? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, però, qui faccio una brevissima, prendo spunto da questa cosa per dire. Noi, a livello quantistico, sostanzialmente siamo partiti come onda e dobbiamo diventare particella, no? Per comprendere esattamente che cosa vuol dire la separazione, quindi tornare a essere unicità. Allora, in questo contesto, nella linea spazio-temporale energetica, noi abbiamo la nostra mente che è contemporaneamente presente in tutti gli esseri che sono al piano di sopra, in tutti gli esseri che sono nella linea temporale e in tutti gli esseri che sono nella linea spaziale che ci competono. Quindi abbiamo un casino di contenitori. Nell'istante in cui noi facciamo un processo di acquisizione di consapevolezza, questa sfera si riduce di tutti gli assi, in tutte le dimensioni, fino a collegarsi e a diventare unica in un unico punto, il contenitore finale. Quando te hai capito che la tua parte spirituale, mentale e animica si sono congiunte in un'unica coscienza integrata, te non hai più bisogno di servirti di tutti i contenitori sullo spazio-tempo e sull'energia, ma c'hai solo questo contenitore, gli altri non esistono più. Da onda di probabilità, cioè consapevolezza zero, o meglio, meno infinito, te stai andando a consapevolezza zero, cioè consapevolezza infinita, cioè entropia zero, quando hai un solo contenitore. Un solo contenitore meno logaritmo di 1 è 0. Hai ottenuto la tua entropia anche sotto forma di numero di contenitori. Quello che si vede, che si vedeva nelle ipnosi regressive, è che la parte animica spiega anche questo. Ti dice, io faccio ricordare al mio contenitore tutte le esperienze delle vite passate, ma non a mano che queste si eliminano. Perché? La consapevolezza nello spazio del tempo e dell'energia che ho raggiunto va riversata tutta nell'ultimo contenitore. Nell'istante in cui tu fai il TCT, lo concludi e c'hai l'unico contenitore, pensa alla bella notizia, quello è l'ultimo contenitore che hai, poi non ti romperà più le palle nessuno. Che sarebbe anima che travasa tutta la consapevolezza? L'anima la travasa sull'asse del tempo, ma spirito la travasa sull'asse dello spazio. L'asse dello spazio nel tempo in un altro contesto dello spirito, okay, di anima. Sì, qui ci sarebbe un discorso che oggi non vorrei affrontare perché diventa complicato, che è la differenza tra i bosoni e i fermioni.
ve lo dico in 30 milionesimi di secondo, i fermioni, sono, gli elettroni per esempio sono fermioni, sono quelle particelle che in una stessa stanza ce ne possono stare due, che però non sono uguali, perché hanno una sola cosa differente, ma è importante, l'asse di rotazione, cioè il senso della rotazione, sono come due rotelli, due ingranaggi, uno gira a destra e l'altro ovviamente gira a sinistra. Vedi che in questa stanza un terzo ingranaggio non ce lo puoi mettere? Beh, in un orbitale atomico ci stanno al massimo due elettroni, perché hanno questa caratteristica. I bosoni, in un orbitale ce ne possono stare quanti ne vuoi, perché le rotelle non sono messe così, lungo l'asse X, ma sono messe una sopra l'altra, e quindi non si incasinano con gli ingranaggi. Questo è un po' l'aspetto che ha la parte animica o la parte spirituale. In un tempo, X, questo, esiste solo una parte animica, non, cioè la tua parte animica non può esistere contemporaneamente in due luoghi nello stesso tempo. Quindi la parte animica e la parte spirituale si mostrano verso lo spazio e verso il tempo come i bosoni e i fermioni nella fisica quantistica. Sì. Sì, quell'ipnosi là con Luce dice, ma io voglio devo venire di qua solo per andare di là, cioè cubo giallo, cioè dal cubo ciano al cubo grigio, quello che è. Sì, sì. E qual è il vantaggio di andare al cubo giallo? Andare di là voleva dire un'altra cosa, voleva dire andare dove abita l'uomo primo, e quindi mettermi al sicuro. Questo voleva dire, cioè io non solo vengo dall'altro universo, l'universo questo, e voglio venire qui, ma dopo voglio andare di là, dove c'è l'Adam Kadmon, cioè il vero serbatoio di anime originali, dove chiaramente lì come mi attacco all'uomo primo gli ciuccio tutta l'energia. L'uomo primo non vuole far sapere dove sta, sostanzialmente. Nelle prossime vengono fuori queste cose. Parlando di liste parallele, di cosa parliamo in particolare? Il problema delle lucine dell'albero di Natale. Allora, l'albero di Natale, se si fulmina una lampadina, le altre non funzionano più. Perché? Perché sono messe in serie, non sono collegate in parallelo. Quindi se io avessi, in realtà esistesse il tempo, e io dovessi morire per rinascere, come succede qualche cosa a questo contenitore, tutte le altre esperienze sono fottute. Invece se le lampadine le colleghi in modo parallelo, si accendono tutte, se se ne fulmina una va avanti tutto lo stesso. Cioè tutte le vite, quelle che sono tecnicamente in un ipotetico passato e quelle che sono ipoteticamente in un ipotetico futuro, accadono tutte contemporaneamente in 10 alla meno 44 secondi, che è il tempo di Planck, si conclude tutto l'universo. Ci riferiamo allo spazio, quindi non all'anima. No, questo ci riferiamo nel tempo. 10 alla meno 44 secondi, non 10 alla meno 33 centimetri, che è lo spazio di Planck. E quindi le entità non potrebbero essere una parte della vita parallela che sono nello stesso tempo, nello stesso contenitore? Certo. E come si fa a distinguere se è una nostra vita parallela oppure un'entità di una aliena? La tua coscienza te lo dice. La coscienza, una volta che uno ha ottenuto una perfetta unificazione del sé, all'interno tu non ti fai più la domanda, ma mi sarò immaginato tutto? Tu sai esattamente che è così. Nell'istante in cui fai il DCT e ti compare una sfera, la quale è un po' strana, e te gli dici alla sfera che, della parte animica, come mai sei di quello strano colore? E lei ti risponde, ma te lo dico, brutto segno. Allora ti cominci a dire, è strana questa sfera dell'anima, questa sfera fa, ho fatto, sì, però questa è strana. E certo, lo sai perfettamente che non è quello che dice di essere, ma la tua coscienza lo sa. Ti metto davanti allo specchio e ti faccio specchiare, così puoi vedere che la tua immagine speculare mostrerà esattamente chi sei, perché l'archetipo dello specchio, te non ci puoi fare niente, lo sai esattamente, quella parte lì, nel DCT si mostra davanti allo specchio e dall'altra parte vedi l'alieno cavalletta che tiene in mano una bacchettina per darti la scossa. E te dici, porca puttana, è nello specchio, ma dentro la tua testa c'è già l'informazione, lo specchio è solo un trucco che ti pare per portare a livello coscienziale quello che te già sai ma non te ne rendi conto.
Allora, andiamo agli esempi. Questa è dall'alto la stanza. In questa stanza ci sono tre punti fondamentali che potrebbero essere la tua parte animica, la tua parte mentale e la tua parte spirituale. Vabbè, è una stanza buia, perché? Perché noi volevamo fare un test che fosse facile anche per chi non sapeva immaginarsi le cose. Quindi abbiamo tolto tutto. Ci abbiamo lasciato solo il buio, perché così manco la stanza te la devi immaginare. Sai che è una stanza rotonda, come una pista di un circo, cioè la tua. Sai che puoi camminare nella stanza al buio e non puoi inciampare su niente, perché non c'è niente. E lo sai perché la tua stanza l'hai fatta te così. Se inciampi su qualcosa vuol dire che c'è qualcosa che non ci hai messo te. Ma allora lì hai già un dato. Quindi è buia per questo. Andiamo a vedere come cerchiamo di interpretare. Allora, dunque, il TCT statico. Il TCT statico ti dice veramente qual è la tua situazione. Allora, ammettiamo di avere tre pallette. TCT statico è immaginismo cerebrale. Allora, vabbè, qui ci sono degli esempi. Ve lo dico a parole che secondo me è meglio, ma poi lo ritrovate anche nel testo, nel libro, negli articoli, quindi tutto è stato già pubblicato prima, se volete, quindi solo che nel libro ovviamente è tutto messo in un modo più organico, per cui non lo dovete andare a cercare, non ce la fareste mai più, perché io ho scritto 25.000 pagine, quindi non le trovereste mai più queste cose. Allora, quando voi vi trovate all'interno della stanza, avete chiamato le tre sfere. Le tre sfere vi appaiono e ci avete una mente verde al centro, come da manuale, un'anima blu qui a sinistra e qui a destra uno spirito rosso, e non ci sono problematiche. Voi siete sicuramente non mancini destri, no? Ma se la stessa situazione vi appare rovesciata, cioè dove sta anima in realtà c'è la parte spirituale, che cosa vorrà dire? Che cosa vorrà dire? Innanzitutto, quello che te devi capire subito è che cosa ci sta al centro. Perché quella sfera che sta al centro dà le indicazioni di come sostanzialmente tu ti stai correlando. Una persona normale, sapendo che normale vuol dire appartenere alla maggioranza, vede nel centro il suo punto di riferimento, cioè tu ti stai riferendo alla tua mente. Sai che di qua, quindi di qua, il lobo destro c'è la tua parte femminile e di qua, dove di qua, c'è la tua parte spirituale che si riferisce al lobo sinistro. Quando te queste cose le hai messe in una parte e una dall'altra, è evidente che il tuo lobo destro e il tuo lobo sinistro si sono scambiati i ruoli. Perché la parte animica femminile sta sempre nel lobo dove il passato sta di qua, quindi lei sta di qua. Se il passato lo metti di qua, il lobo corrispondente è quest'altro. Quindi quando la parte maschile e la parte femminile si sono scambiati i ruoli, te ti sei scambiato i ruoli anche con il blu e il giallo, che sono diventati giallo e blu. Cioè sei mancino. Mancino cerebrale, non c'è niente da fare, sei mancino. Puoi essere più o meno mancino, più le sfere sono unite al centro. Perché? Perché normalmente noi siamo lateralizzati. Il cervello è fatto di una parte destra e di una parte sinistra. Giustamente siamo anche schizofrenici sul maschile e sul femminile. Nell'istante in cui le tre sfere sono una sopra l'altra, cosa che può succedere? Una sopra l'altra, già devi vedere chi è che sta sopra, che comanda, con la sua energia alta, perché in basso si deve trovare tutto, perché più basso stai più l'energia è bassa,
Perché l'energia potenziale è quella cosa che te, se ti lascio cadere, poi faccio per terra una buca della Madonna, questa è l'energia potenziale, non è l'energia cinetica, la velocità. L'energia potenziale alta diventa energia cinetica in basso, e tutta la potenziale si trasforma in energia cinetica. Il tuo cervello lo sa, esattamente, anche senza aver studiato cinematica. Quindi la sfera che è in alto comanda le altre due, benissimo. Ma la cosa interessante è che il tuo cervello non è lateralizzato, cioè te non c'hai una parte di lobo destro che si comporta da lobo destro e viceversa lobo sinistro. Questi soggetti vanno in ipnosi con grande difficoltà. Perché? Perché il processo di ipnosi è un processo di schizofrenicizzazione del soggetto, cioè tu lo devi separare, come abbiamo fatto con i bambini piccoli con l'esperimento della Terra questa mattina. Dopo li riunisci, ma prima li separi, e nell'attimo in cui tu fai questo, stacchi da quello che potrebbe essere una coscienza generale la parte animica e la isoli in ipnosi. Quindi hai aumentato la separazione sostanzialmente. Se te non sei capace di fare questo, il soggetto in ipnosi non ci andrà mai. Un soggetto che non è lateralizzato fa più fatica a lateralizzarsi, e in ipnosi non ci va. Sai come si fa? Facile. Prendi il soggetto, gli fai fare il DCT statico, vedi che le tre sfere sono una sopra l'altra, dici: per favore me le sposti una a destra e un'altra a sinistra, fa così. No? Il soggetto dentro lo fa. In quell'istante lo metti in ipnosi. In quell'istante hai trasformato il DCT statico in un DCT dinamico che te stai utilizzando, ma lo puoi fare perché in realtà hai creato quei parametri necessari per fare in modo che la parte destra e la parte sinistra si siano differenziate, se no non lo fai. È importante capire questo, perché quando te ti trovi di fronte alle bandette, te devi vedere in primis cosa c'hai davanti. Potresti non averci niente davanti, ma di solito davanti c'è una delle tre sfere, magari un pochino spostata. Quello è il tuo punto di riferimento. Se c'hai la mente davanti, la mente è il tuo punto di riferimento. Se c'hai la parte animica, è la parte animica che sarà il tuo punto di riferimento. Ci arriviamo. Certo che conta. Guarda un po'. Mi fate schiattare. Allora, perché io poi sono una merda, e cosa faccio? Metto i discorsi in modo tale da fare in modo che la domanda arrivi proprio nello stato in cui devi arrivare, no? Ma certo, si faceva così anche quando facevo le esposizioni dei lavori di chimica, no? Quando te fai, al laureando, gli prepari i lucidi, lui deve fare il seminario di tesi, quindi deve dire quello che ha fatto in tesi. E poi fare il seminario, e poi io gli mettevo il discorso in bocca in modo tale da suscitare nella commissione delle domande con dei lucidi a parte. Quando la commissione faceva la domanda intelligente, faccio vedere che sarà una domanda intelligente, lei era, e la laureata che dice: sì, abbiamo previsto la sua domanda, guardi qua, tra lo smirtavi. E così la gente poi non faceva più domande. Questo fa parte di quando mi interessavo di PNL, per cercare di mettere in difficoltà l'avversario proprio utilizzando queste tecniche, no? È divertentissimo, no? Perché nelle tesi oggi non si fanno le domande che tendono a capire. Questa cosa interessante non l'ho capita, mi dice un po' un attimo cos'è, no? Il professore egoicamente vuol far vedere che ha capito tutto e che sa anche qualcosa di più, ma lei ha mica pensato a questa cosa qui. Cazzo, certo che ci ho pensato, guardi qua, tra, e lo freghi. Questo perché te sai, a livello di consapevolezza, che il professore che hai davanti è un emerito cretino. L'università italiana è piena di cretini, probabilmente lo ero anch'io, no? La mia università, io sono entrato nella mia università, che noi eravamo il quinto dipartimento più importante del mondo per lo studio delle macromolecole, serotinaticamente attive, eccetera eccetera. Oggi che sono andato in pensione siamo il 400° posto. Ci sarà un motivo, magari perché ci sono stato io dentro. Chi lo sa? Questo lo sapremo tra breve, perché ora non ci sono più, vediamo se scendono all'800°. Allora, punto di riferimento, questo.
e mi trovo davanti una mente verde nera, verde sì, ma quel poco che si ricorda, una palletta gialla e una specie di sfera giallo con un po' di nuvolette attorno. Allora ci abbiamo da analizzare i colori e ci abbiamo da analizzare la posizione. Io ho la mente davanti, quindi la mente davanti è sicuramente il mio punto di riferimento, io ho un punto di riferimento mentale, il corpo calloso. La mia parte spirituale è gialla, sappiamo che cosa vuol dire la parte spirituale gialla. Certo, uno spirito c'è, cioè una parte maschile che non ha voglia di fare niente, non ce la fa più, non c'ha voglia, anche perché accanto a questo ci abbiamo un'anima gialla. L'anima che cos'è? L'anima è energia e spazio. Quando tu gli hai tolto l'energia all'anima, gli rimane solo spazio, cioè il colore complementare è giallo. Poverina, c'hai una parte animica senza energia. Allora hai una parte animica senza energia, una parte spirituale senza energia e una parte mentale che va sul nero. Cosa vuol dire il nero? E poi cosa vuol dire il bianco? Allora, il nero vuol dire sei uno schizofrenico. Perché? Cosa vuol dire schizofrenico? Schizofrenico vuol dire che la tua parte mentale, che dovrebbe assurgere al lavoro di mettere in accordo i vettori di anima con i vettori di spirito, perché se mettete insieme i grafici dei vettori vedete che è così, non fa il suo lavoro. Perché? Non si tratta di un matto, i matti non ci sono, non esistono i matti, esistono persone che hanno sfere colorate in modo strano, i matti non ci sono, sono finti, i matti servono di psichiatri. Lo psichiatra cura il matto perché a specchio il matto rappresenta lui, e lo psichiatra non avrebbe pazienti se fosse sano lui. Per questo che ha fatto lo psichiatra non lo sa che sta utilizzando gli altri come specchio per comprendere il suo stato di disagio. Funziona così, ma ti prende anche i soldi, capito? E questo è il problema. Quindi non ha capito veramente. Non ha capito, come quelli che ti fanno il DCT, che ti vogliono aiutare e ti prendono i soldi, è uguale. Cioè, tutte le volte che ti prendi i soldi a qualcuno non hai capito, a meno che tu non abbia capito che lui se lo merita, che deve essere punito perché te gli hai detto, se vuoi, il DCT, fallo. Ti dico come si fa così, ti aiuto se vuoi a imparare come si fa una situazione mentale, però poi vai a casa e te lo fai da solo. E lui ti risponde, no, fammelo te. Ancora? Allora mi paghi. Funziona così, è una punizione. Capite? E in questo contesto, perché è nero? È nero perché il nero è l'assorbimento di tutti i colori. Cioè la parte mentale assorbe tutto, tutto, ma non butta fuori niente. Quindi la tua parte mentale non ti parla, la tua parte mentale ti ascolta. Ascolta la parte spirituale e la parte animica e il mondo esterno, ma lui non emette verbo. Questo è lo schizofrenico. Come si sa, come si lavora sullo schizofrenico? Sullo schizofrenico si prende la parte nera e gli si dice con opportune tecniche, gli si diceva con opportune tecniche, falla diventare del colore giusto, è verde, falla diventare verde. Magari questo soggetto ci mette un po' di tempo, però ci è ora è verde. Chiedi alla parte mentale se sta bene meglio verde o nera. No, sta meglio verde, questa è la risposta che veniva sempre. A quel punto tu devi fare una cosa, devi dire alla parte mentale, chiedi alla parte mentale perché è diventata nera. Lei si ricorda in quell'istante il perché, si ricorda il trauma che l'ha portata a cambiare colore. In quell'istante dà i programmi con le tecniche della programmazione neurolinguistica e la rende stabile verde, perché lei ha capito che il vero colore è verde e che non si può scappare dal problema diventando nero. Cioè non parlando più con nessuno. No, tanto parlo più con nessuno, non serve a nulla. No? Ma io quando ero piccolo, a 5 anni e mezzo, avevo capito che i miei genitori già non ci potevo parlare, perché tanto non avrebbero mai capito. Da 5 anni e mezzo, voi pensate come ho passato il resto della mia vita. No? È un po' schizofrenico, in questo modo. E in qualche modo, lo schizofrenico guarisce, cioè si sveglia, apre gli occhi e in 30 secondi non è più schizofrenico. Lo schizofrenico lo riconosci perché è quello che non sa collegare nella realtà virtuale le cause con gli effetti. No? È fondamentale, è fondamentale. Allora, solito esempio semplice, ho aperto la porta questa mattina
e c'era una pallina verde per terra, quindi domani piove. Cioè, cosa c'entra? No, no, come? C'era la pallina verde, quindi domani piove. Ma come fai a dirlo? Scusa, ieri c'era una pallina rossa e non ha piovuto. Cioè, è logica, ma è una logica strana. È la logica dello schizofrenico. Sì, è vero, alcuni politici ce l'hanno. Soprattutto quando si dicono cosa per lei per questo motivo. Non c'entra niente, no? È uguale. In più le dimensioni. Cosa vogliono dire le dimensioni? Una parte animica grossa ha consapevolezza di sé. Cioè io sono la parte animica. Lo spirito. Sei un mezzo coglione, piccolino. La parte, se te sei un maschio sei distrutto, se te sei una femmina si nota meno, però c'è questo aspetto esuberante della parte femmina che non è l'aspetto estetico, La parte animica se ne frega dell'aspetto estetico, la parte estetica la cura il maschio perché ha l'aspetto egoico da portare avanti, io sono una super femminona, allora è la parte maschile che diventa stranamente grossa, no? Per far vedere di sé l'ego fuori. La parte animica ha un ego della Madonna, la parte spirituale ha un ego della Madonna. Mentre qui vedete come le dimensioni contano, ma non solo le dimensioni, poi vediamo anche gli altri parametri. Allora, guarda qua. La brillantezza. Che cosa vuol dire la brillantezza? Io ti ho messo la freccia per dire sto guardando da lì qui. Quindi io sto guardando questo colore qua. Questo è il mio colore di riferimento. Che sarà verde. Quindi c'ho una mente che in qualche modo è il mio colore di riferimento. Sostanzialmente c'ho una parte animica, ammettiamo che questa sia la parte animica di qua, e una parte spirituale bianca di là. Ora vediamo che cosa vuol dire bianco, allora, no? Innanzitutto, questo è un soggetto che appare mancino, perché la parte animica sarà la parte opposta della parte spirituale e io l'ho potuta identificare perché il colore è quello. Ci sono altri sistemi per identificare la parte animica e la parte spirituale, lo vediamo quello con l'aspetto sessuale. La parte del mancino animica sarebbe una parte grossa perché è una sfera che in qualche modo conta. Sono mancino. La parte spirituale non solo è piccola, ma è anche bianca. Cosa vuol dire il colore bianco? Il colore bianco è il contrario del nero, cioè butto fuori tutto. Il nero è assorbo tutto. Capisco tutto, ma sto zitto e con te non ci parlo. Il bianco non voglio avere niente a che fare con questo universo. Mi avete rotto le palle. L'atteggiamento, tutte le volte che noi abbiamo sfere bianche, sono sfere, sì, di anima, mente, di spirito, che se ne lavano le mani. Quindi c'è, per esempio, soprattutto quando la parte animica è bianca, è la parte animica, si diceva prima, dell'anoressico. L'anoressico sostanzialmente tende ad avere l'anoressica, perché è una femmina, ad avere la parte animica bianca. Lei non si pone il problema. Io ho conosciuto le persone che avevano parte animica, parte mentale, parte spirituale bianca. 15. Sono a livelli di coscienza elevato perché il bianco è il rifiuto di vedere la società. Tu non sei niente perché sei tutto sostanzialmente, ma quindi non ti do nessun tipo di informazione. Le informazioni, il DNA ha delle informazioni perché le molecole si aggrottigliano insieme e stanno. Possono stare in diverse condizioni, questa, ma non situazioni infinite, hanno 10, 20, 30, 40 modi di stare, che sono 10, 20, 30, 40 informazioni. Se te prendi una catena di idrocarburi, cerca due, infinita, non ci sono le condizioni perché questa molecola, che è come un filo libero, può stare in tutte le conformazioni, quindi ha tutte le informazioni, cioè nessuna informazione. Vedi che il mondo è fintamente duale, il tutto e il niente sono la stessa cosa. Funziona così, come nella chimica, come nella vita. Allora, questa sfera però non solo ha un colore un po' moscio, quindi sì, azzurretto, ma quasi un po' succianetto, ma soprattutto emette luce.
Se emette luce vuol dire che stai andando verso la specularità. La specularità è i raggi di luce non solo vengono buttati fuori, ma vengono riflessi con grande forza. Io ho uno scudo metallico che mi protegge dall'esterno. La parte a specchio non vuole averci niente a che fare, di più che la parte bianca. Proprio sono congelato, chiuso dentro una corazza che mi sono autofatto. Questo è il significato della specularità. Un attimo, mente e spirito bianco entrambe? Dunque, no, ho conosciuto persone che sono sostanzialmente tutte bianche. Allora, il bianco produce lo spostamento del soggetto verso quei soggetti che sono legati sostanzialmente alla New Age, legati all'idea che ci sarà qualcuno che farà qualcosa per loro, legati all'idea che loro non si vogliono sporcare le mani, non agiscono, non sono coloro che fanno, sono coloro che subiscono e che in qualche modo non vogliono neanche subire perché non vogliono entrare in contrasto con l'universo, non gli interessa. Nella ipnosi l'anima bianca che veniva fuori ti diceva che quello è il mio contenitore, io purtroppo sto lì dentro, ma lui è scemo e non ci posso fare niente, cioè non aveva voglia di vivere la vita. E siccome invece sei qui per fare l'esperienza devi dire all'anima bianca: guarda, torna ad essere il tuo colore, perché devi renderti conto dell'universo, devi capire, prego. No, una volta hai fatto un esempio che poi hai detto ve lo dirò dopo, io sono rimasto tre sfere gialle e il fatto dei cinesi. Sì, sì, dunque. Hai detto, ve lo dirò, io sto da 2003. No, va bene. Vennero una volta nel mio dipartimento una coppia di cinesi dell'università a fare un certo tipo di lavoro, volevano una consulenza, io gli misi su delle apparecchiature, delle reazioni per fare questa cosa. Non è che ci sono i tempi morti, la roba bolle, si scalda, la distillazione, eccetera, eccetera. Io mi sono girato verso questi due cinesi e ho fatto il CT. E devo recuperare dati, no? Sono una merda. Allora, ma basta essere cosciente, no? Allora, la cosa veramente esilarante è che loro avevano tutti e due anima, mente e spirito gialli. Erano cinesi, erano loro colori. In realtà, quindi, ha un significato preciso, che voleva dire anima, mente e spirito gialli, vuol dire una mente gialla è una mente senza l'asse dello spazio, quindi a spaziale. Uno spirito giallo è uno spirito stanco. Un'anima gialla ci sta perché era l'anima che viene dall'altra parte dell'universo, quindi esiste questa possibilità sostanzialmente. Era strano perché erano tre cinesi, quindi per loro è tutto giallo. Quando vai al ristorante dici: ah, un po' di pesce da mangiare, sì, pesce giallo, cioè perché pescato da sempre giallo. Cioè, sono anche la pelle gialla, prego. Non capita mai che magari ci si ritrovino persone che hanno solo due sfere? Sì, certo. O allo stesso tempo si può influenzare chiedendo il colore di ogni sfera, magari un soggetto non ne ha una, però alla domanda risponde comunque soggetto. Allora, alla prima domanda rispondo dopo, con una diapositiva a parte. La influenza, io mi metto lì e faccio il DCT, figurati se non mi invento i colori, so quelli che devono venire, me li faccio venire. Allora, bisogna capire che l'aspetto archetipale è talmente fondamentale, è talmente insito nella nostra creazione che noi non possiamo auto-ingannarci mai. Faccio un esempio, io so che la mente deve essere verde, la mia mente è gialla, la guardo e la sforzo di diventare verde, diventa verde, ma non gli ho chiesto niente, l'ho fatta diventare verde io con la mia forza di volontà. Mi giro un attimo, mi rigiro e torna da già. Cioè, non ce la fai a bleffare a te stesso. Ti guardi davanti allo specchio, io mi guardo davanti allo specchio, sovente, quando ero un po' più giovane e avevo ancora forza di vivere, e ridevo, come un deficiente, perché mi guardavo negli occhi e dicevo: a te non ti posso fregare. È uguale. All'interno del tuo TCT te lo sai, te sai tutto, non ti puoi fregare, e se stai tentando di farlo la tua voce interna te lo dice: ma a me non mi fregare. Non esiste, non c'è mai stato una possibilità. È come diceva Erickson, nella ipnosi il soggetto non può mentire. Erickson non sapeva perché, ma ha pubblicato
500 lavori, 500 pagine di lavori scientifici in cui si dimostra chiaramente che il soggetto non può mentire. Perché? Non può mentire perché quella cosa che esce fuori, sostanzialmente lui non lo sapeva, la parte dell'ipnosi profonda è la parte animica, e la parte animica è il livello più cosciente della sua incoscienza, di noi, che non ha la più pallida idea dell'universo duale, di che cosa sia il mentire, la verità, la falsità, il buono e il cattivo. Sono concetti che non capisce. Se te glielo chiedi, ti dice cosa vuol dire. E quindi, in quel senso, non può mentire. Chiaramente può dire delle cose che non sono corrette se ci crede. Ma dipende dalla sua consapevolezza, ma non può mentire. È la stessa storia. A quell'altra parte rispondiamo dopo. Quindi, vediamo per esempio qua. Allora, la parte femminile come riferimento, se il soggetto è destro, ma il soggetto potrebbe essere mancino. Fenomeno della doppia inversione. Allora, vediamo come stanno le cose. Perché poi andiamo sempre più a complicarci la vita, anche se l'interpretazione è semplice. La parte femminile è una parte di riferimento, quindi io guardo la sfera femminile, che è qua. Allora, la sfera femminile però, da con chi si è scambiata? Si è scambiata con questo signore, quindi la parte mentale doveva essere qui. Questo vuol dire che la parte femminile è qui. Dov'è la parte femminile? A destra. Quindi, se questa è la realtà di partenza, io sono destro e do come riferimento la parte femminile, che ha preso il posto della parte mentale. Va bene? Ma se c'è stata una doppia inversione? Cioè, se in realtà questa sfera verde era al posto della rossa, allora la rossa è qui, la verde sarebbe lì, e allora con la verde lì, questa avrebbe preso il posto di quella lì. Quindi alla fine io avrei nella configurazione iniziale la mia mente qui, il mio spirito rosso qui e la mia anima qui. Quindi sarei mancino. Ti dà la stessa configurazione questa cosa qui. Però si vede, si capisce da tutta un'altra serie di fenomeni, perché un mancino te lo vedi, lo capisci chiaramente che lo è. Ma c'è anche un'altra possibilità che ci complica la vita. Questo se il soggetto non è addotto, perché se il soggetto è addotto, quella roba lì non è quella che dice di essere. Cioè, te, se il soggetto non è addotto, sai che la parte animica è blu, non c'è problema. Ma se il soggetto è addotto, quella parte lì non è più quella animica. E quindi la parte animica te la ritrovi nella maggior parte delle cose verdi. Quindi la parte animica sarebbe qui. E allora lui sarebbe destro, ma con i colori cambiati perché è un addotto. Ne devi tenere conto di questa cosa. Quindi conviene chiedere il voto per volta. E a questo punto c'è prima un'altra complicazione che vi dico e poi come la risolviamo, sostanzialmente. La visualizzazione distante di questa sfera? Ci arriviamo. Attento. Ci arriviamo. Allora. Prado, se si inverte invece il rosso e il blu? Dunque, se si... Al centro e blu a destra? Allora, rosso al centro e blu a destra, io vedo, se rosso è la parte spirituale, vedo che il soggetto ha come punto di riferimento la sua parte maschile. Una buona quantità di maschietti ha lo spirito al centro. E questo vuol dire? Vuol dire che ha delegato comunque lo spirito a prendere il posto della parte mentale. Allora, noi abbiamo blu, rosso, verde. Questo vuol dire che la parte rossa ha preso il posto della parte verde. Bisognerebbe che questo fosse qui e questo fosse qui. Allora vuol dire che la configurazione di partenza è un rosso di qua. Quindi tu sei un mancino, sostanzialmente, che ha come punto di riferimento la tua parte maschile. Non è complicato. Ah sì, vi dicevo, vediamo un po' cosa viene fuori qui. Sì, questo ve lo dico dopo. L'aspetto della sessualità. Perché l'omosessualità si vede perfettamente.
Quindi ci sono per esempio anche tanti omosessuali, sia maschi che femmine, che hanno una poca consapevolezza di sé da questo punto di vista, ma il TCT te lo fa vedere. Come te lo fa vedere il TCT? La parte maschile, allora, diamo una, per capirsi, per fare un esempio facile, perché poi si scopre che l'omosessualità è qualcosa di molto più importante di quanto uno possa immaginare, e ce n'è tanta di più anche di molto inconsapevole, perché maschio o femmina c'è scritto sulla cartella, sulla carta d'identità, ma dentro te puoi essere un'altra cosa, e lì si vede, perché dentro non menti. E allora quello che accadeva nelle simulazioni che facevamo, prima di dire agli altri fatele da soli, abbiamo dovuto imparare che cosa volevano dire, quindi è in una fase precedente. In quel contesto noi vediamo sempre la parte femminile è sempre blu e la parte maschile è sempre rossa. Su questo non si deve discutere, perché i vettori sono quelli, non c'è niente da fare, ma c'è un problema. La parte maschile crede di essere femminile e la parte femminile crede di essere maschile. Come risolviamo questa cosa? Facendo un improvement. Nell'interno della stanza noi chiediamo al soggetto di prendere la sua mano e di metterla all'interno di una di queste sfere e sentire celestesicamente quali sono le sensazioni. Caldo, freddo, aria, acqua, marmo, legno, buono, cattivo, vibrazione, suono, odore, e questo ci dà due importanti indicazioni. Una, l'archetipo dei quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco. Il fuoco è l'elemento dello spirito, l'aria è l'elemento dell'anima, animos, l'animometro è il misuratore del vento. Il verde è la mente. Nei Simbad che noi facevamo all'inizio, la mente veniva sempre vestita di verde, lo spirito veniva vestito di rosso e la parte animica, che solitamente era femminile, mentre lo spirito era maschile, i maschi e le femmine uguale, era vestita di azzurro o di blu. A meno che non ci avesse problematica, allora cambiamo il colore dei vestiti. È per questo che noi ci siamo resi conto che quei colori erano qualcosa di più di un vettore fisico, ma era qualcosa di archetipale che ti avevi dentro di te. Funzionava sempre così. La mente è il colore dell'acqua, lo spirito è il colore del fuoco e sostanzialmente, come avrebbero detto i vecchi alchimisti, che forse se ne intendevano più di noi o nel mito, la parte animica è il colore del vento. Quando noi facciamo i sogni di devastazione, i sogni delle suore, siamo andati a verificare i sogni che fanno le suore di clausura, no? Allora voi vedete che nel sogno della morte, la morte avviene per l'onda, l'inondazione, l'onda, grande onda che ammazza tutti, oppure il grande fuoco che avviene dall'alto e stermina tutti. In realtà, quello che accade è che quando si sogna il twister, cioè il grande evento distrugge tutto, ma a te non ti tocca. Dentro l'archetipo del vento c'è l'idea che la morte non esiste. Dentro l'archetipo dell'onda c'è l'idea che la mente di questa società è fatta in modo tale che sostanzialmente può darsi che sostanzialmente l'aspetto mentale della società distruggerà tutto, cioè noi viviamo in una società schizofrenica, sostanzialmente schizofrenica, vediamo se forse cambiamo la tesi. La batteria signora provvedo. Però chi sogna questo, l'animico che sogna questo, sogna anche che lui è fuori dal problema, lontano. Non va bene ammazzare altri, lui no. Come per dire, chi ha poca coscienza, è chiaro che la mente se lo porta via, l'acqua. No?
Vedete com'è facile recuperare anche dai sé, dai sogni, in qualche modo, il significato che gli pare di queste cose, dove troviamo qui. Allora si chiede alla parte animica cosa c'è dentro, e tu vedi che c'è l'acqua, no? C'è l'aria dentro, c'è sempre l'aria. Nella parte spirituale c'è. Allora, vediamo questa diapositiva. Rivediamo questa diapositiva. Questa diapositiva ha la caratteristica di far vedere come cambiano le cose a seconda della posizione in cui noi siamo. Un conto è se io sono qui, un conto è se sono qui, un conto è se sono qui. Facciamo un esempio semplice, che è un esercizio per l'allenamento. Se io sono qui, vedo esattamente la parte spirituale, quindi il punto di riferimento che io ho è la parte maschile. Vedo la mia mente qui e la mia parte animica poverina mi insita di là, ma è evidente che io sono mancino, perché la mia parte spirituale ha preso il posto della mente. Se io vedo le cose da qua, la mia parte, il mio punto di riferimento è la parte animica, che però poverina è il mio punto di riferimento, ma è la parte animica moscia, di quelli che non ce la fanno più a, in qualche modo, manifestarsi. Allora, se vediamo le cose da qua, che cosa vediamo? Che la parte animica è una parte di riferimento, che ha preso il posto della parte mentale. Sono sempre mancine. Ma se io mi metto nel punto di riferimento, cosa vedo? Vedo la mia parte mentale dove deve stare, la mia parte animica a destra, quindi non sono più mancino, ma sono destro. E avrò comunque riferimento alla parte mentale. Quindi un atteggiamento completamente diverso a seconda dello stesso pattern, ma visto da posizioni differenti. Questo era importante, l'abbiamo visto. Ecco, è chiaro che dove non riusciamo ad arrivare, cerchiamo di fare in modo di capire le cose con un approfondimento. Il quarto elemento, la terra, che cosa la soglia? Non ho capito, scusa? La terra, che cosa la soglia? La terra è il corpo. La terra è il corpo, è sempre stato il corpo. È l'elemento che noi non prendiamo neanche in considerazione, perché sostanzialmente è il tuo contenitore. Ecco. Nel test di Max Luscher dei colori si mette in evidenza, nel libro di Max Luscher, come una signora, una donna di casa, contadina, di cultura rurale, quando va a comprare la cucina nuova la compra marrone. Mentre magari una donna manager di New York compra una cucina americana bianca. Perché lei si vede in qualche modo nell'aspetto del colore. Il colore, la terra è il marrone. Il verde è il colore della natura, del serpente, della vita, dell'erba che nasce. Il serpente è l'archetipo della realtà, come si dice, della creazione di conoscenza, di consapevolezza. Il serpente è la mente, è la mente. È la mente che nell'archetipo del paradiso terrestre va dalla parte animica e gli dice magna testa mela, non va dalla parte del maschio, perché il maschio è tonno, è la parte animica che poi mangia la mela e si rivolgerà al maschio. Nel mito di quella cosa lì, il serpente, che è verde, è la rappresentazione, no, dell'alieno, della mente. Cioè, in qualche modo, anima ha capito delle cose e cerca di comunicarle a spirito. Perché Eva e Adamo altro non sono, nel paradiso, che la rappresentazione della tua parte animica, della tua parte spirituale. Su quello non c'è problema. E lì, nel mito, come stamattina si diceva, Dio arriva e separa dall'essere androgino l'Adamo, anzi la Dama, si chiamava così, la costola, che poi non era una costola, perché nessuno sa in realtà che cos'era. C'è scritto costola, ma se la sono inventata, e una parte di sé,
Cosa vuol dire questo? Che dall'essere androgeno, cioè da una consapevolezza unica, la Adamo, l'uomo primo, separa le cose. C'è scritto nel mito che è andata così, nel mito anche della religione che più o meno purtroppo passa da queste parti, cioè la religione cattolica, con tutte le sue falsità, perché sono, cioè, non possiamo più leggere la Bibbia come la leggevamo quando avevamo 10 anni, che era una consapevolezza diversa, ora non si può più leggere così, quindi bisogna capire che il mito della Bibbia è un mito che risale all'idea della separazione che il falso Dio, la conte della Pistis Sofia, ha fatto lavorando sull'essere umano. E si capisce come il patto della nuova alleanza è stato fatto tra Dio e l'uomo, ma l'ha firmato solo Dio. Mica che il patto è stato fatto a tavolino e anche l'uomo ha detto sì, va bene, aspetta che firmo anch'io. È un patto che è stato fatto da una parte sola. Che cazzo di patto è? Cioè, se è un patto, noi siamo pari, io mi alleo con Dio, ma devo firmare anch'io il patto. No? Non è andata così. Questo per dire. Nel mito c'è scritto tutto. Quindi, terra, aria, acqua e fuoco. Questi sono gli stessi simboli che noi vediamo nel mondo alchemico e sono le stesse cose che accadono quando noi mettiamo una mano dentro la sfera del maschile. Fuoco! Ma se nella sfera rossa c'è l'acqua e se nella sfera rossa dell'acqua noi chiediamo, senti, scusa, te ti senti maschio o femmina? No? C'è qualcosa che non torna. Non ci può essere acqua nella sfera rossa, ma chi ha ragione? Il colore o la cosa che c'è dentro che ti senti? Ha ragione sempre la cosa che c'è dentro e che ti senti, cioè la sensazione cinestesica. Se è acqua, quella cosa rossa non è il tuo spirito, ma è la tua mente. Non si sbaglia mai. C'è una domanda da dentro? No. Ok. Vedo fino in fondo. Allora, quando tu metti la mano dentro la sfera e nella sfera blu gli chiedi alla tua sfera blu, sei maschio o femmina? E la sfera blu ti dice sono femmina, va bene, ma capita che la sfera blu ti dice sono maschio, con una certa arroganza anche. Allora lo fai con la sfera rossa e la sfera rossa ti dice il contrario. C'erano alcuni casi di transgender che non avevano capito bene che cos'erano e nel loro TCT avevano la mente verde e queste due sfere, la rossa e la blu, che cambiavano pigliottando, come dicono i francesi, di colore. Rosso, 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 cazzo, decidi. Aspetta dire così, no? Ecco, questo ti fa capire esattamente qual è il tuo stato. Inoltre, c'è un altro aspetto della questione. Noi ci rendevamo conto di come cambiare il colore alle sfere voleva dire cambiare la tendenza sessuale del soggetto che avevi davanti. E questo era abbastanza grave, cioè ce ne siamo resi conto e a quel punto poi la gente si deve fare il suo TCT, perché sennò si corre il rischio, sì, basta passare un pochino. Se può mettere il microfono un po' più vicino, ciao. O il contrario, non lo so. Va bene, va bene. Tanto si sente molto forte, quindi è anche troppo così. Questo per dire. Allora, guardate, è chiaro che il mancino addotto, omosessuale, diventa un casino, perché tu non sai più se la sfera rossa e blu sono rosse e blu perché sei mancino, perché sei omosessuale, perché sei addotto e sono cambiati i colori, e quindi devi fare un improvement, e l'improvement lo fai cinestesicamente. Infila la mano dentro la sfera, così tu capisci esattamente con chi hai a che fare. E quella cosa che non sbaglia mai è il sesso. Chiedi alla sfera se si sente maschio o femmina, e cosa c'è dentro? Aria, acqua o fuoco? Non sbaglia mai. Anche se tu sei addotto, l'alieno da dentro il tuo cervello non è in grado di modificare questo stato dell'acqua. Può ripetere le corrispondenze? Sì. Sostanzialmente.
La parte animica è sempre blu, sempre, a meno che non ci sia adduzione. Gli archetipi. Gli archetipi, sì. La parte animica è aria, l'anemometro, come dicevo prima, è la misurazione dell'aria, il fuoco è lo spirito, il guerriero rosso che in qualche modo con la spada fiammeggiante vuole salvarti la vita. La parte mentale è verde perché il colore dell'acqua mentalmente è verde. Nei test del Simbad la mente verde appariva una volta, me lo ricordo sempre questo perché era incredibile. Questo signore che veniva da Firenze, era uno stilista, aveva dei problemi personali, non era una redazione, aveva una mente che veniva piccolino nella stanza del Simbad portando un acquario in mano. Un acquario con dei pesci e con l'acqua sporca, no? E questo acquario, nei vari Simbad che lui aveva fatto, perché ne ha fatto più di uno, l'acqua diventava sempre più pulita, sempre più pulita. I pesci diventavano, che sono le idee, i pesci, sempre più guazzini. A un certo punto, alla fine, quando la parte animica e la parte spirituale si accorpano tra di loro, sostanzialmente non c'è più bisogno della mente, gli casca nel Simbad, nella sua simulazione, l'acquario per terra e si rompe. Come per dire non mi serve più, no? E lui era omosessuale e questo uomo piccolo che teneva questo acquario aveva uno strano corpo con due teste, uno da maschio e uno da femmina, e lui mi chiedeva come mai c'ho questa stranezza, e io ho detto lei è omosessuale, e lui mi ha guardato e ha detto sì, bene, torna. Quindi lui neanche si era reso conto della sua vera realtà, no? Perché dal tutto esterno quello di meglio. È potentissima, no, questa simulazione mentale, ti fa vedere le cose come devono essere. Una domanda, sì. Dunque, noi vediamo le sfere al di fuori, cioè l'osservatore, cioè noi siamo la caccia. Sì. Allora, quando io posso osservare la sfera invece che è nel mio corpo, ingloba una parte del mio corpo, sì, ha forme anche differenti. Sì. Benissimo. Allora, perché abbiamo scelto di evocare sfere e non cubi? Perché abbiamo scelto di fare questo? Perché la sfera è l'archetipo fondamentale di un oggetto che ha una simmetria infinita. Quindi ha infiniti elementi di simmetria. Quindi ha un'energia bassa perché la simmetria, più che sei simmetrico, più l'energia del sistema è bassa. Questo che cosa vuol dire? Che più ti discosti dal sistema sfera, più hai forme diverse, più la tua parte animica, mentale o spirituale non è in armonia. Più spigoli ci sono, peggio è. Lo spigolo è sempre la rappresentazione di una aggressività diversa. Quindi, se ci fosse stato un cubo, avrei detto questa cosa, per esempio l'anima cubica, non esiste, non l'ho mai vista, ma lo spirito cubico sì, è uno spirito che ha gli spigoli, cioè è aggressivo, come le punte, come la spada, come il taglio e così via. Quindi si deve omogeneizzare. In quel caso gli si dice, senti amico mio, che la tua forma non è quella, la tua forma è tonda, prova ad assumere la forma tonda, tanto che ti costa. Se poi non ti piace, torni come sei prima, come eri prima. Ma quando ingloba il corpo stesso, l'osservatore? Il problema della visione, della estrusione delle cose, è un problema legato al fatto che da fuori vedo meglio quello che succede, perché poi alla fine devo sempre essere all'interno, se vogliamo, della sfera, perché quando la sfera si unirà, diventa una cosa sola, nel mente spirito, nella coscienza integrata, io sono quella sfera lì. Quindi quante volte io ho detto entri nella sfera e tu ti senti sfera, la sfera diventa il tuo corpo, è praticamente che lo si vede. Prende la dimensione di quello che è il tuo aspetto virtuale, il tuo cappotto. Tu sei anche quel cappotto. In ipnosi la parte animica dice io sono la mia parte animica, ma quando io entro nel contenitore io sono anche il contenitore. Ecco, perché è un livello di consapevolezza differente. Quindi il mio problema era di forzare la gente a vedere le cose da fuori, perché le vedi meglio. Poi, quando le hai viste da fuori, puoi tentare di ricostruire te dentro. Ma questo è uno step successivo. Può darsi che qualcuno non abbia necessità di questo. Però può darsi anche che questo abbia un significato diverso, quindi va
approfondita cosa, cioè io non riesco a liberarmi di questa parte mentale che mi occupa, sto corpo e mi domanda, aspetta, ti metti un po' lì al tuo posto, quindi va vista questa cosa. Anche io una domanda. Prego. Ma ad esempio, se io quando credo di vedere la mia sfera spirito, no? E la vedo comunque come una meteora, cioè quindi con una scia, sì. E però prima, nella maggior parte dei casi, ogni volta che faccio il TCT c'è una sfera a distanze di dimensioni variabili e che comunque è sempre di due colori fluorescenti, giallo e rossa, e la coda che io ho visto nella mia spirito cioè era uguale, giallo e rossa. Dunque, mi faccia capire una cosa che forse mi è sfuggita. Esistono due cose, una è la sfera di spirito con la coda gialla e rossa e un'altra è un'altra cosa da un'altra parte? Perché, allora, io ho fatto questo collegamento perché nella maggior parte dei casi quando io faccio il TCT questa sfera bicolore, fluorescente, c'è quasi sempre e mi rendo conto che comunque mi interferisce, ad esempio... La cosa è abbastanza semplice, cioè la sua coscienza le dice: guarda che quella sfera gialla e rossa sta interagendo con quello lì che è il tuo spirito, che diventa gialla e rosso, non solo, ma gli ha messo il fuoco al culo. Si potrebbe dire così? Cioè, sono le espressioni della PNL, poi sono un po' queste. Cioè, questo qui in qualche modo si sta volendo uscire da questa situazione qui. Ecco, allora. Quello che è l'energia della sua parte spirituale, sempre che all'interno che lei ci ha azzeccato e che quindi sia la parte spirituale, vuol dire sostanzialmente che la parte spirituale è sostanzialmente rossa, ma a un certo punto diventa gialla, cioè sta perdendo energia. Qualcuno gliela sta ciucciando, lui sta cercando di riprenderla e diventa rossa, ma qualcuno la sta ciucciando e ritorna gialla, sta cercando di riprenderla e diventa rossa. E funziona così. Quindi tutte le volte che c'è un abbassamento di energia legato ai colori, io devo capire se c'è qualcuno che me la sta pompando questa energia. Evidentemente già il suo inconscio ha detto, è quello lì, lo riconosci? Perché? Guardi cosa succede. Ci faccia caso, quando una delle sfere diventa gialla, l'altra diventa rossa. E quando una diventa rossa, l'altra diventa gialla. Cioè è come se ti ciuccio energia e non ce l'ho. Ce l'ho, te la ricuccio. È un po' come la freccia dei carabinieri, ora sì, ora no, ora sì, ora no, acceso il tempo. Come la potrei eliminare? Dunque, c'è scritto tutto, si prende il criterio con l'orchestra e si fa quello che c'è scritto, si dice la parte animica e la parte mentale e la parte spirituale, che quello lì è un intruso e non ci va, allora si dice di riunificare le sfere per tornare a essere quello che eri una volta. La parte animica se lo ricorda perché non ha l'asse del tempo, quindi ha tutto sotto mano come ricordo temporale. Nell'istante in cui avviene l'unificazione delle sfere, che riacquisisci la consapevolezza necessaria, in quell'istante è come, perché l'universo non ha spazio-tempo. Noi lo vediamo con spazio-tempo, ma lo spazio-tempo non esiste. In quell'istante, quando la sfera si è unificata, è come se non si fosse mai divisa. Quindi nessuno ha mai potuto venire a interferire con la tua coscienza. Il passato dell'interferenza è scomparso, perché tu nel presente stai modificando il passato e il futuro, perché termodinamicamente avviene così. Quindi, nell'istante in cui una volta si diceva l'alieno lo devi bruciare, no, non chiese. Ti metti sul suo campo, ti metti al suo livello, cioè oggi anche le pulci tossiscono. Lascialo stare, un alieno si faccia i cazzi suoi. Il tuo problema è unificazione, il resto non conta. Non hai più bisogno della confrontazione con l'alieno per ricordarti che il tuo problema da risolvere era un problema di unificazione. Nell'istante in cui le tue tre sfere si unificano e decidono di tornare a essere quello che erano, il tuo problema l'hai risolto. Tu, che sei il creatore dell'universo, non hai più bisogno di crearti dall'esterno quell'altro che ti succederà l'energia per farti capire che hai un problema da risolvere. Perché l'hai risolto. Tutto accade in automatico. Professore, scusi. All'altra parte. L'interferenza può essere generata da un egregore e quindi da una condizione limitante, se siamo sempre noi a creare tutto? L'inter... no. Cioè l'essere...
fiducia, no? Sì. Può nascere da una nostra convinzione limitante che noi no. alimentiamo? No. No, non mi risulta questa cosa qui. Noi, nella nostra realtà virtuale, siamo abituati a darci del materiale sulle palle. Su questo non c'è un dubbio. Cioè, siamo noi stessi che in qualche modo ci complichiamo la vita perché ci hanno insegnato a fare così, sostanzialmente. Ma l'uomo nasce come una creatura veramente fantastica e ingenua in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più tremende, cruente, ingenua. Ho ammazzato uno, cioè la parte animica non è che non so ammazzare nessuno, la parte animica non ci pensa nemmeno a questa cosa. La parte animica ti dice, non è corretto, noi non siamo qui per togliere la vita, noi non siamo qui neanche per darla, non è compito nostro. Ma non gliene frega nulla se te poi vedi una strage di ISIS di 200 persone, la parte animica ti guarda e ti dice, è successo. Cioè, non vive questa cosa come l'aspetto dell'emotività, perché è atemporale, vive in un contesto che è veramente diverso. È come se te non vedessi il tempo, tu lo accade in un unico istante, hai una visione della realtà del tutto femminile. Sapete che la realtà femminile e la realtà maschile sono due realtà completamente diverse, due ragionamenti completamente diversi. Il ragionamento femminile è un ragionamento circolare, il ragionamento maschile è un ragionamento lineare. Questo che Piaget dice convergente e divergente, no? Sostanzialmente, un esempio che ho fatto milioni di volte, quando un maschio fa un ragionamento, un approccio, è un approccio spaziale, la femmina ha un approccio temporale. C'è da cambiare le tende, caro. La risposta del maschio è, va bene, lo faccio subito, sbagliato. La donna ne vuole discutere. Questo è un tipo di ragionamento circolare. Il maschio diretto, sì, andiamo, no, 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 guai, non funziona così. No? E certo, posso fare un milione di esempi di questo tipo. L'aspetto della circolarità è legato all'idea che il tempo sia circolare e il tempo è legato al campo magnetico. Il campo magnetico è legato a questo asse qui, che è proprio l'asse del tempo. La femmina è più auditiva che di norma, che visiva. Il maschio è da quest'altra parte, vedi che il pattern è sempre lo stesso. Quindi noi non siamo fatti per complicarci la vita, siamo fatti per vivere originariamente la vita in modo inconsapevole, cioè un po' come dei coglionciotti buoni, diciamo così. Se però ci siamo messi tra le palle questo problema dell'alieno, perché l'alieno è uno dei tanti modi che noi abbiamo per ricordarsi chi siamo, ma è un altro che deve romperci le palle, l'altro ha bisogno. L'altro ha bisogno della tua parte animica, perché dentro la parte animica c'è l'informazione del non tempo, cioè l'immortalità dello spirito e della mente. L'alieno se ne fotte. Quindi l'alieno prende solo quelli che hanno dentro di sé parte animica. Quelli che non hanno parte animica, l'alieno non gliene frega niente. L'egregora, tra virgolette, non avrebbe questo scopo. Serve che ci sia chi non ha la parte animica. Chi non ha la parte animica si vede, che vai a lezione, io ho 100 studenti, 85 ti guardano con l'occhio per volta. Ma come persona, alla persona... Sì, certo, la parte animica conduce dentro di te l'idea della, della creatività, innanzitutto, ma soprattutto della anarchia. Non ho voglia di seguire le regole, sia nel bene che nel male della società, mentre chi... non è animico, sostanzialmente è rituale nel comportamento. Perdoni, ho sbagliato la domanda. Il test TCT può servire a chi non ha la parte animica? Bien sûr, c'è una diapositiva apposta. Ma vuoi saltare un paio di cose perché non ci interessa. Negativo, se abbiamo tutti l'anima. Comunque non c'è nessuna relazione tra un fattore reale e avere o non avere anima. Essere o non essere anima, non c'è nessuna relazione. Nessuna. Ok? Nessuna relazione. Quindi io posso essere reale negativo, posso essere animico o no.
oppure viceversa, se diventa positivo è uguale, non c'è nessuna relazione. Ma l'abbiamo tutti? L'abbiamo tutti? Sostanzialmente, potenzialmente, ognuno di noi è animico, ma c'è un problema. La parte animica, per l'80% dei casi, non è ancora scesa a questo livello. Quindi è come se tu avessi una serie di posteggi di automobili, 100 posti, dove ci sono solo 20 macchine. Le altre 80 non è che non ci sono, devono ancora arrivare, e devono arrivare. E perché non scendono? Non scendono per un paio di motivi fondamentali. Uno di questi è che qualcuno gli impedisce di scendere, punto numero uno. Che era sempre l'aspetto dell'arcangelo, dell'angelo, dell'essere del trono sopra, il quale, essendo estremamente maschilista, ha bisogno di mantenere il potere sulla parte animica, perché lo sa il maschile che la parte animica è quella cosa importante, però tende a utilizzarla, a soggiogarla, ad utilizzarla in tutti i modi, si vede nella società, poi lo vediamo con esempi specifici. Per cui la società moderna, che è lo specchio di una società maschilista, che è lo specchio del piano numero 6, cioè dell'angelo, è una società dove chi comanda è un maschio, nella chiesa, nella politica, nell'industria, nel potere economico, dappertutto il maschio comanda, e quelle poche femmine che sono lì sono maschi finti. Basta guardare alcune donnette del governo, dovrei dire femminucce, perché donnette è un'altra cosa. C'è una differenza fondamentale tra il maschio e l'uomo, tra la femmina e la donna. Fondamentale. Come si fa a scendere l'anima? Falla scendere. C'è una propositiva. Allora, quando voi unite alla fine le tre sfere, avete una sfera bianca. Non va bene. La sfera bianca è un passaggio, cioè è la somma di tutti quelli che sono i colori. I colori, verde, rosso, giallo, ogni colore rappresenta una cosa che tu sei. Siccome tu sei tutto, sei tutti i colori. Nell'istante in cui sei tutti i colori, sai esattamente, fondendo tutti i colori insieme, che la somma di tutti i colori vettorialmente è il nessun colore. Non il nero, né il bianco, il niente. Avete visto? Trasparente, esattamente. E c'è dire trasparente è troppo, in qualche modo. Allora, quella è una sfera unita che te girerai l'occhio e due secondi dopo si separeranno le cose. Le cose devono rimanere unificate. Allora, qui c'è il problema dello specchio. Guardate, ne abbiamo parlato, no? L'archetipo dello specchio è molto importante. Lo specchio ti dice tu chi sei. Tu chi sei? Allora, quando all'interno del vostro PCT non siete sicuri della natura della sfera che state interrogando, magari non è il mio spirito, è il lux, che fa finta di essere sfera di spirito, sono io, ma lo stesso sta facendo piano, sono io la sfera di spirito, invece non è così. E dici, senti, per favore, ti specchi dello specchio che ho creato davanti a te, ed è abbastanza tu, ti crei lo specchio. Vedete che lui scappa davanti allo specchio, non vuole farsi vedere. Perché? Questa è una cosa che scoprimo alcune volte, guarda come funziona il cervello. Quando ancora facevo le ipnosi, che sono state utilissime, e ora ti dico non servono più, perché le abbiamo fatte a quella strada, ma sono state utilissime per arrivare a capire dove siamo oggi. Allora, il soggetto addotto è nella stanza da letto, sta per arrivare la diena, il piccoletto, tutto, sai quello piccolo, puzzolente, con il piccolo capoccione, tutto nero, e arriva, e l'alieno lo vede. E in realtà la sua coscienza non lo vede, ma sente che c'è, ma non lo vede. Perché? Perché te sei un essere umano, hai un cervello evoluto, una corteccia cerebrale sulla quale si può lavorare, e qualcosa da fuori alla tua corteccia cerebrale gli dice: non stai vedendo niente. E te non vedi niente, perché tu vedi le cose solo se credi che esistano. Questa è la fisica dell'ologramma. La coscienza ti fa credere che questo è un pennarello, perché tu credi che sia un pennarello.
In ipnosi ti cambi la consapevolezza di questo e ti dico che è una farfalla, ti posso assicurare che tu vedi una farfalla. Però non vedono, però sentono, percepiscono. Però c'è qualcosa che non gli torna. Allora il gatto invece lo vede perfettamente quello che sta succedendo e comincia a ringhiare in qualche modo e comincia a fare passi indietro. Lo vedi il gatto? Non vedi niente. Il gatto fa così. Perché il gatto vede te? Perché il gatto ha un cervello più semplice, ma non si fa fregare. Perché ha un cervello meno manipolabile, più semplice. Non è che c'è la voce, il gatto sente la vocina, che non devi vedere niente, lui ci crede. Il gatto se ne fotte della vocina. È la bellezza del gatto, che per me è l'animale più bello del mondo, l'estetica totale. Ma il gatto vede cosa, non ho capito? Vede quello che non vedi. Che ti corta. Quello che ti non vedi. Ma certamente, gatti, cani, assolutamente. Allora, il trucco era che ci siamo accorti di questo fatto perché io ho detto al soggetto, guarda, c'hai uno specchio in camera, sì. Guarda attraverso lo specchio cosa si vede. Lei si gira e attraverso lo specchio lo vedi il piccoletto che è lì. Lì non c'è, ma nello specchio sì. Cioè, il piccoletto è talmente stupido che non ti ha detto io non ci sono, ti ha detto te non mi vedi. E non ha detto, non vedi la mia immagine speculare. Per cui te guardi lì e lo vedi, perché non c'è l'ordine, non vede neanche nello specchio. E lo hai fregato. Lo specchio è potentissimo. Metti all'interno del TCT, dai la scema, metti all'interno del TCT, infatti assomiglia alle nostre politici, metti all'interno del TCT lo specchio, ti specchi per favore, cara anima. La parte animica scompare, esplode, succede di tutto. Allora capisci che quella che ti compariva sempre con la parte animica non è quella. E vai alla ricerca della vera parte animica. Lo specchio non ti può mai fregare. Posso dire una cosa riguardo allo specchio? Sì. Questo tipo di lavoro si può fare anche a livello tridimensionale, cioè essendo qui, davanti a uno specchio materiale. E avviene. Ovviamente. Completamente l'olocrafo. Ovviamente. Vedi il nulla e poi appaiono. Quindi si può realmente fare. Si può realmente fare, sì, assolutamente sì. Sì. Assolutamente. Questa poi è una problematica che riguarda l'ologramma. Gli ologrammi permettono di fare questa cosa, ma questo ne parliamo a pescare. Vedete, nel mito c'è scritto tutto. E nella favola, la favola è qualcosa che ti racconta il mito. Perché la favola l'hai scritta a te. Allora, nell'idea della favola, quando c'è lo specchio, per esempio lo specchio della strega cattiva che guarda se stessa, la strega cattiva non è una strega cattiva. Lei appare a se stessa come strega cattiva, perché lo specchio gli dice quali sono le sue problematiche. Cioè, in qualche modo, nella favola c'è il mito dello specchio. E quello che succede negli specchi del mito è che, per esempio, qualcuno nel mito, nel guardare se stesso come è bello, narciso, affoga nello specchio dell'acqua, del laghetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu credi di essere solamente mente, non sai di essere né spirito né anima, e ti cerchi dentro di te la tua essenza solo nella mente. E non puoi che affogarci dentro. Questa è l'idea della interpretazione del mito, no? Ecco, vedete quindi che nel mito c'è scritto che i vampiri non hanno immagine speculare. E questa è una cosa che nel mito ha la sua importanza, perché il vampiro chi è? È quell'alieno, secondo la costruzione mitologica che le faccio, è quell'alieno che vive nell'altro universo. Cioè un alieno fatto di antifotoni. L'antifotone nello specchio non si vede, si vede il fotone che viene riflesso, ma l'antifotone fa un percorso complementare, completamente diverso, sia nello spazio sia nel tempo. C'è un esperimento di fisica quantistica che dimostra questo, è stato pubblicato negli anni 70, e ti fanno credere che è successo qualcosa con la velocità dei fotoni.
guardate come funziona. Io ho un cannoncino che spara fotoni. Uno lo manda a destra e uno lo manda a sinistra. Due fotoni contemporaneamente, tum, tum, e vanno allo specchio. Quando arrivano allo specchio sono campanello, trin, e suonano ugualmente perché i due fotoni hanno la stessa velocità, la velocità della luce, trin, così, tutte le volte, trin. A un certo punto, siccome io sono un po' stronzetto e mi piace fare rispetto ai fotoni, a uno di questi due fotoni ci metto uno specchio nel mezzo, così che non possa arrivare in fondo. No? Quello che succede è, bling, e questo viene riflesso e torna indietro. Ma lo specchio non è perfetto, ha una riflettanza del 99%. Statisticamente vuol dire che un fotone su 100 riesce a passare. Il fotone che passa ha 25 volte la velocità della luce. Non è possibile che la velocità della luce non si possa dare. No? Non è possibile. Allora, la fisica quantistica, lo spiego io, non è vero che ne passa un fotone su 100, su 99, ne passa uno, no? È un 99esimo di probabilità. Quindi, siccome la probabilità è una curva di Gauss, che è fatta come il guscio di una tartaruga, 99% è una tartaruga grossa, 1% è una tartaruga piccola. Siccome arrivano tutte e due alla stessa velocità, la tartaruga piccola sembra che arrivi prima perché il guscio passa prima. Vedi? È così. No, non è così. C'è scritto una cazzata fondamentale in questo lavoro di Wilder, credo, che è uno dei Wilder, credo che si dica, che è uno dei fisici più importanti. E cioè che non puoi considerare un fotone al 99% onda e 1% particella. O è tutto onda o è tutto particella. Quindi il lavoro, il rifer, se io fossi stato lì ci sarei pulito con quel lavoro lì e non avrei accettato. Succede un'altra cosa. Succede che gli antifotoni, che sono compresi nella resistenza del fotone, perché i fotoni che noi vediamo, fotone antifotone, noi ne vediamo solo l'età, solo la parte antifotonica non si vede. Allora, un 1% di quell'esperimento l'antifotone interagisce con lo specchio. Nell'istante in cui interagisce con lo specchio, l'antifotone va indietro nel tempo. È come se partisse dallo specchio 3 giorni fa. E allora, giustamente, quando si riconverte in fotone, è come se fosse arrivato prima, ma è arrivato prima, non perché ha aumentato la sua velocità, ma perché è partito prima. E quello ti fa spiegare come nello specchio c'è scritto una cosa fondamentale. Sostanzialmente al 99% gli alieni che vengono dall'altro universo non li vedi. Il tuo cervello archetipicamente lo sa, non c'è bisogno dell'esperimento che ha fatto Wheeler. Lo sai. Ti funziona così nel cervello, ed è vero. Ecco come funziona. Allora il tuo cervello funziona meglio di quello che accade nella realtà virtuale. Cioè, te puoi andare all'Algebra Collider oppure e dirgli come funzionano i buchi neri, perché te l'ha detto la tua coscienza. A me fa così. E funziona. Perché dopo che a me la coscienza mi dice le cose, io vado a cercare la letteratura, roba che non conosco, e la trovo, è vero, c'aveva ragione. Per dire, è chiaro che se te sei totalmente celestesico, totalmente auditivo, il TCT hai delle difficoltà a farlo. E allora ti trovi di fronte a una stanza in cui le tre sfere devono, o quelle che ci sono, devono in qualche modo apparirti attraverso il suono. Prego. Allora, è molto semplice, diciamo che, allora, io adesso è un po' plastico, no? Quello che mi sto chiedendo poi dopo, un paio di volte io ho provato a fare il TCT, però tempo fa. E allora, quello che mi sto chiedendo, visto che siamo più o meno alla fine, no? Sono due domande. Allora, uno è se trovo le sfere, diciamo, non messe, diciamo, nel posto giusto, no? Così, oppure se trovo le interferenze. Queste sono le due possibilità, sì, no, che si possono ovviamente verificare. Quello che mi sto chiedendo, che non sto vedendo ancora, no, sì, è in quale modo poi dopo noi possiamo interagire, agire per mettere a posto tutto sto casino. Come si chiama, cioè, il test? Triade color test dinamico. Cioè, quindi siamo noi che dobbiamo spostare le cose, trovare, fare, certo, cioè, ovviamente interagendo anche con le non conoscendo delle tecniche. Assolutamente, assolutamente.
senza che non c'è nessuna tecnica, è banale, la cosa è banale. Cioè uno deve andare per intuizione, fa anche... È meravigliosa l'intuizione. Te sei il creatore dell'universo, in quell'istante fai partire la tua intuizione e ti dice la cosa. Anche lei, mi scusi, anche lei prima quando parlava di un esempio della sfera verde sì. Che era nera, sì. No? Così. E aveva detto delle esperienze che aveva fatto lei, no? Così diceva abbiamo applicato delle tecniche, no? Che hanno aiutato una cosa. Quindi quello che mi sto chiedendo, siccome è un po' placebo, dico ma io se non conosco queste tecniche ce la faccio? Sì. Quando noi abbiamo applicato le tecniche è perché non sapevamo che non c'era bisogno della tecnica, perché in realtà dovevamo acquisire la consapevolezza di questo fatto e quindi dovevamo applicare le tecniche, ma quando le abbiamo applicate abbiamo capito che non erano necessarie. Cioè ognuno è il creatore del suo universo, quindi ognuno sa esattamente quello che deve fare, lo faccia come vuole, ma lo farà. E lo deve fare da solo, perché il processo di consapevolezza è un processo personale. Tranquilli perché funziona. Va bene, grazie. Prego. Allora, la musica è così, la musica è il CD. Avete mai notato, per esempio, che gli strumenti musicali si dividono sostanzialmente in tre tipi? Cioè, a fiato, a corde, sostanzialmente a percussione, anche se sostanzialmente, che ne so, un pianoforte è una corda che può essere in qualche modo martellata, percossa, oppure ci può essere una corda che viene pizzicata, oppure ci può essere una corda che viene triturata, come nel caso del violino. Però sostanzialmente noterete che chi sceglie uno strumento musicale lo vede, come nel TCT, lo vede e dimostra a se stesso di essere auditivo o visivo o celestesico principalmente. Cioè, lo strumento a fiato è un'espressione animica. Perché? Perché chi suona, in qualche modo, uno strumento a fiato, come tendenza, come trend, ha in quell'istante il momento di far tirare fuori l'alito, il vento, il respiro, l'anima. Cioè, chi suona uno strumento a fiato è sostanzialmente un maschilista represso, il quale solo nel momento della creatività della musica può uscire la parte animica che ha bisogno di fare questo. Anna Rosli, per esempio, l'espressione spirituale è il pianoforte. Il pianoforte è l'espressione del maschile, perché la corda è come lo vedete costruito in qualche modo, in una visione spaziale, nell'asse spaziale la corda. La corda a livello di musica è quella che a secondo della lunghezza in cui metti il fermo avrai un suono differente. E se no c'è il celestesico che ha gli strumenti a percussione. Quindi te vedi che a secondo che tu sei un maschio, una femmina o una persona celestesica, chiaramente preferisci suonare un tipo di musica e acquisire un tipo di musica diverso. È una prevalenza, ovviamente. La femmina suona il passato dove il maschio suona il futuro, è una questione di pianoforte. E c'è il pianoforte così. Il pianoforte è fatto di onde basse, suoni bassi, suoni acuti. Questa mano qui la suona questo, cioè questa è la parte animica che suona il basso. Nel TCT col suono vedremo che il suono dell'anima è un suono basso. In ipnosi la parte animica ti dice che il suo suono è il suono del tamburo, della foresta. E questo è il passato. La parte animica guarda al passato, la parte strumentale di qua guarda al futuro. E ti suoni nel passato e il futuro per creare il presente, come dice la termodinamica quantistica. Quindi, il fatto di suonare in un certo modo con la destra e con la sinistra vuol dire che la tua parte maschile e la tua parte femminile si sono messe insieme per suonare una musica che è la realtà virtuale che tu stai costruendo. Sei un bravo pianista se la tua parte maschile e la tua parte femminile sono in armonia tra di loro, se no non suoni. Bene, questo che cosa accadeva nel TCT a suoni, a suonate? Accadeva che la parte sostanzialmente nel Simbad, nel Simbad appariva che il maestro di musica che veniva, che aveva il problema di adozione, non vedeva un'anima e una mente e uno spirito, ma mi è capitato una volta che vedeva tre alieni, la cavalletta, il serpente e un Arilux, che suonavano tre strumenti diversi.
cioè come dire, io non mi posso esprimere perché la mia musica la fa un altro. E diceva, ma come fa la cavalletta a suonare l'arpa con quelle dichine che c'ha? Questa non deve essere musica, ma fatta importante. Allora, vedete, il suono delle sfere sovrapposte diviene un suono unico. Per arrivare a questo, io ho la stanza buia, non vedo una mazza perché non sono visivo. Devo cercare di vedere le sfere. Come si fa? È come se avessimo un telecomando mentale e chiediamo alla mente di emettere un suono, il suono della mente. Da qualche parte, e noi, all'interno di questa stanza, andiamo verso la fonte del suono. A un certo punto nella stanza impatteremo con la sfera spenta della mente e la toccheremo. E guardiamo come fa, se è grossa, se è piccola, se è alta, se è bassa, se è calda, se è fredda, se sa di qualcosa. Poi accenderemo il telecomando dello spirito e accenderemo il telecomando della parte ritmica. Quando abbiamo trovato le sfere, sappiamo dove sono, nella stanza buia, solo dopo possiamo chiedere di accendere, perché accade il miracolo. Cioè, il tuo cervello è stato abituato a usare uno dei canali che non era invisivo, e quindi tutti i processi neuronali vanno in quella direzione. Ma l'altro canale mica che non ce l'hai, ti funziona, ma non sei abituato a utilizzarlo. Nell'istante in cui tu ti sei calmato perché hai capito che il tuo canale normale, che è posizione di consapevolezza, è acceso e funziona, puoi chiedere di passare le informazioni sugli altri canali. Solo a quel punto le sfere si accendono. Quando ti si accendono, puoi continuare a CP e unificare. Se proprio non ce la fai e non ti si accende niente, i tre suoni sono stati paragonati al suono dell'OM da chi li ha sentiti, cioè un suono che rappresenta archetipalmente il suono dell'universo, dove il suono dell'OM è fatto da tre suoni: un suono dell'anima, un suono della mente e un suono dello spirito. Guarda a casa, siamo sempre lì. E il suono dell'OM è quello che è la rappresentazione della sfera bianca. Nell'istante in cui i tre suoni si fondono insieme, si equalizza il sistema e tu non senti più niente. Il non sentire più niente è la somma di tutti i suoni, il non suono, e che è la rappresentazione che il visivo fa quando ti scompare tutto. È analogo, la cosa non cambia, funziona così in the same way, nello stesso modo. La frequenza, secondo il mio modestissimo punto di vista, che potrebbe aiutare, ma tra virgolette, a fare meccanicamente questo step, è una frequenza di 69.1150 Hz. Non vi dirò come l'abbiamo tirata fuori, ma vi dirò che chiaramente è la rappresentazione della frequenza di anima, di mente e di spirito moltiplicata insieme, quindi è una frequenza che mette d'accordo tutti e tre. È anche, come vedete, 4 da caso, 4,32 per pi greco al quadrato per sezione aurea, o è 22 il numero degli archetti per pi greco, e anche E, il numero di Lepero, elevato a sezione aurea, elevato al cubo, è anche legato a questo numero che è la rappresentazione di quanto la Terra gira sul proprio asse in un anno, facendo 360 gradi, lo stesso numero. Vi rendete conto che viviamo in un universo che è un ologramma finto, con un pattern che è sempre lo stesso, e in tutti i calcoli che tu fai c'è sempre la stessa misura? Come può essere riprodotta la frequenza? Con l'iPad? Sì. Benissimo. Però io non sono un tecnico del suono e ti dico, si può fare, però non è compito mio. Anche perché per me non ha senso farlo. Perché sentire questa cosa vuol dire mettere insieme le frequenze di anima, di mente e di spirito nel tentativo di fare un'unificazione. Ma è un'unificazione strumentale. Quando ti smetti il suono, smetti. Cioè, è come drogarsi. Te hai la visione alterata della realtà oggettiva, virtuale, che tieni in malo modo, con l'ayahuasca. Finita l'ayahuasca, ritorni da capo. Col via del colpestro non ritorni da capo, rimani sempre. Hai acquisito una consapevolezza e non si torna più indietro. No, è più o meno quello che avevi, cioè come questo suono poteva essere riprodotto, non c'è, sì, non sì, già. Certo. Professore, mi scusi, ma se neanche con la rivasca si ha lo stato di coscienza alterato, cosa vuol dire? Dunque, non si ha lo stato di coscienza alterato, si ha lo stato di coscienza allargato, ma è allargato male. E quindi che non riesci a capire quello che sta succedendo, perché demandi a un altro strumento, in questo caso il chimismo, del tuo ghiandola pineale, di fare quello che tu non hai voglia di fare. Come prendere uno strumento oppure pagare uno che ti faccia un'ipnosi? Lo devi fare da solo.
Ma io penso che dopo il nostro riallineamento, la nostra frequenza corrisponde esattamente a questo. Quindi il lavoro è dall'interno. Sì, sì, certamente, mio signore. È così. Ecco che veniamo alla domanda sulla pelle e chi non c'ha la parte lirica? Nella stanza di solito pallette, la terza palletta sovente si presenta fuori. E io, quando facevamo l'ipnosi, per capire questo, perché ovviamente abbiamo fatto l'ipnosi, guarda fuori, guarda in alto, esci dalla stanza. Ah, c'è una palletta fuori. La palletta fuori, dimmi che vedo dentro. Non vuole, perché? No, dentro no. La parte lirica non vuole entrare nel corpo, perché si deve sporcare le mani con l'esperienza. È una parte lirica che è rimasta a piano di sopra. E che gli dici, guarda, si fa una cosa, te vieni giù, se poi non ti piace te ne rivai. Ma quando lei viene giù comprende, acquisisce la consapevolezza, che farà l'esperienza con gli altri due, che l'esperienza la deve fare, perché lei ha dentro di sé la consapevolezza, in parole povere tu che non hai, non sei mai stato anni, quella che istante lo sei. Non è male. È bel lavorone comunque. 10 minuti. Quando il TCP non si riesce a ottenere, fatemelo dire. Allora, l'essere cinestetici auditivi ha questa problematica che però abbiamo visto come tentiamo in qualche modo di risolvere. L'avere la paura di scoprire se stessi. La paura nasce dalla separazione. Tu non acquisisci la consapevolezza di te perché hai paura di farlo. E hai paura di farlo perché non sei consapevole che non c'è niente da avere paura. Tu sei l'universo, tu sei il creatore. L'idea di avere paura sì, non esiste. La paura, l'unica paura è la paura di avere paura, perché in realtà la paura è solo legata all'idea della separazione. Quindi una volta che ti hai superato questo problema, affidati al tuo triade color test e vedrai che scoprirai tutto quello che ti pare, tutte le informazioni che vuoi, ma non ci sarà nessuna paura. La paura la avevi prima, ma chissà cosa succederà nel ciclo. Non succede niente, anzi, vai avanti. La vera idea che se guarisci perdi la tua identità di malato. Sì, e io sono malato. E chi è? Grossi Giovanni. Tu invece io sono malato. No? Pronto chi è? Sono il grafico. Perché non mi rispondi alla domanda? Ho chiesto chi è, non che la devo fare. No? Sono la moglie di Tizio. Cosa me ne frega? Di sono Grossi Giovanna. Non la moglie di Tizio. Cosa sono? Una propaggine del mio marito? Ecco, questa è l'idea della consapevolezza di noi che non abbiamo, no? Allora, io sono malato, se guarisco, dopo non mi caga più nessuno, perché mi cagano solo perché sono malato. Cioè, per a un malato, che è una persona che non vive in armonia per se stesso, quando gli togli l'identità di malato, psicoanaliticamente parlando, gli devi far ricordare che lui è un'altra cosa, gli rimetti dentro la sua identità, che lui è dimenticato chi è, perché sennò lui si riammala di un'altra cosa e tornerà dal medico per chiedere come il bulimico il bisogno di qualcosa che crede che sia il cibo. Cioè, credo che sia il dottore. Te non hai bisogno del dottore, hai bisogno della consapevolezza di te. E il dottore non te la può dare, perché se fai il dottore non ha consapevolezza lui di se stesso. Il dottore pensa che la malattia e il malato siano due cose differenti, no? Abbiamo detto questa mattina, no? Il dottore pensa che quando tu sei morto, siccome non hai più stimoli, allora sei guarito. È questo che pensa il malato, in Italia. No, non è così. Il desiderare egoicamente che un altro si prenda cura di te, ma perché lo devo fare io? Fallo te che lo sai fare. No, devi fare te, ma te lo sai fare, ma te lo puoi fare, non lo so fare, perché non lo voglia? Perché poi si scopre sempre che la gente non ha neanche voglia di guarire. Cioè, noi siamo venuti qui per fare l'esperienza, fare l'esperienza, non farla fare a un altro. Non esci da lì se non ti metti l'idea che devi fare. Il dovere riconoscere. Scusate, rinunciare all'idea della dualità. Certo, io sono un vecchio comunista, ho sempre votato per la sinistra. Non c'è la sinistra. Come non c'è la sinistra? Non posso rinunciare a questa cosa. Come diceva il Signore, che non è uscito dal problema, non posso pensare che io sono il creatore dell'universo perché io credo in Gesù. Rimani nella merda. Che problema c'è? È una tua scelta.
rinunciare alle identità dello spirito sulla civiltà maschilista, sì, imposta dal potere vigente. Il maschile, anche la femmina ha una forte identità maschile, perché il maschile domina sul femminile, questo l'abbiamo detto, poi vedremo anche bene come. Il dover rinunciare alla religione e alla politica, all'alieno, al medico, alla protezione finta di chi dice di proteggerti e invece ti succhia economicamente la vita, per esempio i tuoi genitori e il tuo compagno. I genitori non si toccano, chi l'ha detto? I tuoi genitori si facciano la sua vita. No, non mai telefonato questa sera, dopo 40 anni, c'hai 92 anni, devi telefonare ancora la mamma tutte le sere? No, perché te non risolvi il problema della separazione con il femminile della tua mamma. Quindi questo accade perché non hai risolto il rapporto tra il maschile e il femminile che è dentro di te. E i tuoi genitori ti perseguiteranno a vita come ti rendono la vita impossibile, la tua parte animica e la tua parte spirituale. Non c'è niente di male né dirlo, perché una volta che l'hai detto l'hai esorcizzato. Prego. Sì, una cosa riguardo al fatto del maschilismo. Allora, io diciamo che pensando le settimane scorse ho notato che da noi si guida, stando dalla parte sinistra della macchina, quindi un po' come è un po' come stare nel lobo sinistro, no? E quindi fare quello che fa il militare quando guarda e controlla e va in quella direzione lì. Volevo capire se... Dunque, posso dire una cosa che si riallaccia a questa cosa, ma non so se c'entra. Quando nei sogni appare che tu stai guidando un veicolo, il veicolo nel sogno rappresenta sempre il corpo. Chi lo guida questo veicolo nel sogno? Sovente lo guida il maschile e la parte femminile che ti trovi nel sogno accanto è sovente la parte femminile, ma sovente è il contrario, è la femmina che porta l'automobile e tu te ne rendi conto perché a secondo dei TCT che stai facendo, se hai davanti a te la sfera della femmina, cioè del femminile, la parte animica, quando fai il sogno è la femmina che dirige le operazioni, che ti dice cosa fare, in quel contesto è lei che guida. Quando mi affaccio io dal tetto, però io sto guidando... Contestualizziamo però, cioè sto in macchina, affacciarmi dal tetto vuol dire fare un percorso in verticale, quindi è la parte mentale che insomma... No, io sto guidando, non c'è nessuno alla mia destra, sì. E in bianco e nero questa cosa già è strana. No, no, e dal tetto si affaccia un giovane che sono io. Sì, il colore bianco e nero è legato a due cose fondamentali. Prima, la decelerazione di quella zona di cervello che vede i colori e che è la stessa zona di cervello che sente le emozioni. Il sognare in bianco e nero prevede che tu non avrai nessuna emozione nel sogno perché l'emozione è stata decelerata. Punto numero uno. Punto numero due, il sogno in bianco e nero è la rappresentazione dell'universo duale, bianco e nero, Shiva e Vishnu. E quando c'è questa operazione, te che sei in realtà la tua parte mentale nel sogno, dal mio punto di vista, che guida l'automobile, in qualche modo ha a che fare con il se stesso che sta al piano di sopra. Quindi c'è una interrelazione tra te e il piano di sopra, l'angelo della New Age sostanzialmente, quella cosa che comunque si presenta a te dall'alto e magari vuole farti guidare l'automobile o un'altra moto. Quindi dentro e fuori siamo sempre noi, allora è vero quello che dice lei, se non lo prende Allora, guardate che questa è una cosa importante. Il mito dello spirito salvatore e dell'anima salvata. Nel mito il principe salva la bella, che accetta di essere salvata e nel salvarsi, nel farsi salvare, gioca sempre un ruolo passivo. Aspetta la principessa. Aspetta la parte animica che lo spirito la salvi. Questo è nella storia della favola, ma è anche nel mito, ma è anche quello che succede nella realtà. La parte animica sta ferma, è sempre la parte spirituale che dovrebbe in qualche modo prendere, la parte spirituale che è il guerriero di turno, no? La Highlander di turno che prende la bella e la porta con sé. Però succede un problema.
Nella realtà virtuale, quando il matrimonio alchemico, che è un matrimonio alchemico tra spirito e anima, sta per accadere, i due soggetti, il salvatore e la salvanda, si tirano indietro per paura di perdere la loro egoica identità di essere separati. Perché la parte spirituale, ti salverò, dice la parte animica, però te viene avanti a casa. La parte animica vuole essere salvata e non fa niente, fa tutto lo spirito. Come nella storia, come nelle fame, principe azzurro, no? Ma quando si rende conto che perde la sua identità e la sua libertà, non è così, ma lei ha paura di perdere questo, la sua identità, non vuole più essere salvata. Quindi nell'istante in cui c'è la voglia di unificare le sfere rimangono sempre un po' separate, non ce la fanno a fidarsi l'una dell'altra. La parte fortemente egoica del maschile è quella che dice, sì, sì, ti salvo, ma con i miei metodi, e poi ti salvo perché te strumentalmente torni a fare quello che io ho sempre fatto fare, cioè non vorrei mica comandare te, ho sempre comandato io, ti salvo, ma ti, anzi, ti uso. Devi lavare i piatti. Devi lavare i piatti a casa. E come dico io, e la parte animica non accetta questa cosa. La realtà del fatto fondamentale è che ognuna delle due parti non vuole egoicamente perdere la propria identità. Invece non capisce che deve riacquisire l'identità di quella cosa che c'era prima. Non si tratta di perdere la tua identità, si tratta di riacquisire l'identità che avevi una volta, dimmi. Sì, di solito parli dell'egoicità della parte maschile, è abbastanza chiara e semplice da capire, ma qual è l'egoicità della parte femminile, che è meno dualizzata, hai detto una volta? È meno? Meno dualizzata, sì, hai detto, mi sembra aver capito. Sostanzialmente la parte femminile, statisticamente come trend, è molto meno egoica della parte maschile. È la parte maschile che rende la cosa, però la parte femminile non ha nessuna voglia, e direi però si veniva fuori, non ha nessuna voglia di comportarsi una volta liberata dall'angoscia che poteva essere quella di un problema oppure dell'alieno, non ha nessuna voglia liberata di fare le cose che vogliono gli altri, ha acquisito la sua libertà, comincia a fare le cose più strane del mondo, che non è che voglia andare a lavorare, ma chi se ne frega, ma devi capire di ricominciare a rielaborare, rielaborare un concetto di vita in cui te non puoi fare quello che vuoi. Prima non l'hai fatto, ma non lo puoi fare nemmeno ora. Devi fare quello che insieme, anima e spirito, hanno deciso di fare nel matrimonio alchemico. Perché te, una volta che hai riacquisito la consapevolezza di essere anima, riacquisirai, step numero 3, l'acquisizione di essere coscienza integrata. Aspettato tutta la giornata per arrivare a questo. Fate il PCT, uno pensa che mette a posto la sua vita subito, e invece è tutto completo. Assolutamente. Certo, mancanza di continuare il proprio lavoro, disinteresse completo verso anche le persone importanti che il giorno prima erano. C'è una slide. Visto questa cosa, ne ho visti 3500 che a un certo punto usciti dalle prove, usciti dal DCT, usciti da queste cose, non sanno più cosa fare. La prima settimana mi fanno in un mondo di dire, porca puttana, è tutto diverso. E poi, ma a me che mi frega? Ormai ho capito tutto. Ecco, vediamo fra un attimo che non è proprio così. Non è così. Eccola. Il mio principe azzurro a questo punto sarò brizzolata, se potessi avere prima che abbia bisogno della badante, grazie. E d'altra parte, quindi, la parte femminile chiede in qualche modo di essere salvata, ma il maschio ha sempre paura in qualche modo che non riuscirà a esprimere se stesso. Sostanzialmente questo è quello che accade nel maschio, eh? Se il principe azzurro no, sono lo stronzo azzurro, ma lo stesso. Questo è un po' l'aspetto fondamentale, ecco, questo per dire, va compresa questa cosa, perché poi la parte amica si trova in qualche modo a non poter risolvere il proprio problema, perché alla fine vuole sempre vuole essere salvata, ma non fa niente per farlo. Guardate che questo è un loop che noi viviamo all'interno della nostra coscienza.
è uguale a quello che succede alla coscienza, perché è tutto uguale in cascata. La coscienza si è divisa in due. L'istante che ha capito che si è divisa in due, come ho detto stamattina, vorrebbe riunificarsi. Se si riunifica, riacquisisce la coscienza di sé, ma se si riunifica, non termina l'acquisizione della comprensione del sé. Quindi c'è una lotta nel lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, e questo si rivede in cascata nell'ultimo step, che è la riunificazione tra maschile e femminile. Prego. E quindi la lettura di della praticamente stanno riscrivendo le favole, adesso c'è questa tendenza, sì, per cui la principessa si salva, Carmen spara al suo assassino. Carino. Sì, sì, assolutamente. Ci sono dei trattati che parlano di questo, ne potremmo parlare, alcune volte ho fatto degli esempi in cui sostanzialmente quello che si vede fuori è che è veramente una storia infinita, cioè all'interno delle favole, sia per i bambini che per i grandi, c'è le favole di successo e le favole che non caga nessuno. Le favole di successo sono quelle che parlano sostanzialmente del rapporto tra l'anima e lo spirito, di questo matrimonio alchemico, che potrebbe essere Bibitto che cerca di prendere, che viene preso dal coyote. No? Il coyote è la parte spirituale, razionale, si fa mandare i progetti di costruzione di una macchina complicatissima per prendere questo strano uccelletto che vola, è la parte animica che è libera da tutte le convenzioni, sostanzialmente anche dal fatto che per te non esiste neanche la gravità e non esisterebbe neanche per lo spirito, cioè il coyote che va a cercare di prendere la sua preda e si trova sospeso nel vuoto, ma non cade finché non lo sa. Questo è esattamente quello che succede con l'essere umano e con lo spirito. Vedete, è un cartone animato che ha un certo tipo di successo, ma è la rappresentazione della bella e della bestia, dove la bella è la parte animica e la bestia soffia sulla parte animica il contenuto animico. Cioè, c'hai un golem spirituale che non ha capito che ha bisogno della parte animica per integrarsi, non la deve sodomizzare, e la parte animica non si deve sentire sodomizzata, perché sarà una joint venture, ma qualcosa di più, una fusione alchemica che dopo che l'hai fatta te cambia la vita. No, per dire come è meglio che non lo dica. Post TGVDF, allora, il senso di osservazione statico dell'universo è tutto fermo, non cambia nulla. Te cominci a comprendere che il tempo non esiste, che lo spazio non c'è, ma chi se ne frega di andare a lavorare? Sensazione VH allargate, è auditivo, stai diventando celestesico e visivo insieme. Perché? Semplice, perché uno dei sensi è legato al maschile, l'altro al femminile e l'altro all'androgeno. Quando tu acquisisci la consapevolezza di sé, diventi maschio e femmina insieme e androgeno, e sei te che decidi quale personaggio vuoi recitare. Tu sei malato e sano insieme, e tu con consapevolezza decidi: voglio essere maschio, qualsiasi cosa tu sia, e lo sei. Il livello della staticità del tempo è lì, il tempo non ha più senso, sembra che sia passato 40 anni e sono 5 secondi. Ti sembra che siano passati 5 secondi e sono passati 40 anni. Perché il tempo non esiste. Acquisendo consapevolezza del fatto che l'universo è non locale, è chiaro che è così. L'idea della inutilità del fare. Non c'è più niente da fare. Allora te stai giocando una partita a scacchi. Nella metà ti rendi conto che l'avversario è una copia di te, sei te, la tua immagine speculare, e non vince e non perde nessuno, perché se lui vince, in realtà quello che ha vinto sei te, perché hai giocato con uno che la sapeva più di te, quindi tu hai imparato, e se perdi, in realtà hai vinto. Così se vinci, in realtà hai perso per lo stesso motivo. Ti rendi conto che la scacchiera, le regole del gioco, gli scacchi e l'altro, siete tutti una cosa sola. E hai capito le regole del gioco, ma l'hai capito a metà del gioco. E ora chi esce da quella fase dice: ma ora posso anche morire, a me che mi frega, ho fatto tutto. No, non funziona così. Te hai passato metà della tua esistenza a credere che l'esistenza fosse una separazione. Hai passato la tua vita credendo che ci fosse il duale, che ci fosse la separazione, io e te. Devi ora fare l'esperienza dopo il DCT, che è un
di Nanni Flash, che è un punto di partenza, non d'arrivo. Da lì rinasci in qualche modo e nasci in un modo completamente diverso, perché in quell'istante il matrimonio alchemico ti fa rinascere a una nuova vita. In quell'istante te passerai l'altra metà del gioco che devi passare facendo qualcosa, perché ti servirà ad acquisire la consapevolezza che l'universo non è uguale. Quindi è fondamentale, una volta che uno ha raggiunto quel risultato, sapere che devi fare l'altra metà della linea, l'altra metà del gettone, l'altra metà della moneta che hai tirato per aria. Vedere tutto nella unicità e fare l'esperienza da quell'altro punto di vista. Idea del fare per essere, seconda fase. Allora a un certo punto ti rimetti in moto. Ti rimetti in moto e cerchi di comprendere attraverso la tua coscienza, che ti è disponibile gratis tutti i giorni, di capire e di ricordare come hai fatto l'universo, come si fanno le variazioni di spazio, di tempo e di energia, che la Chiesa chiama miracoli. Te lo sai fare e comprendi che non devi aiutare nessuno a fare il DCT, perché ognuno deve fare la stessa tua strada, da solo. Non esiste altra possibilità, nessuno. L'assenza di bisogni. Ogni bisogno è un problema di separazione. Quindi tu non senti più il bisogno, non senti più il bisogno di essere amato. Perché l'amore non esiste. Certo che l'amore non esiste, a cosa serve? Te sei l'unico essere dell'universo. Te sei l'universo, a cosa fai? Ami te stesso? Te quello che succede è un'altra cosa. Quando ti incontri per la strada con un altro, che ti scambi un'occhiata, e voi non vi conoscete, no? E vi guardate mentre te ti allontani, ti guardi quell'altro, ti vi allontanate con due beoti. In quell'istante succede qualcosa. Succede che te ti riconosci nell'altro. Questo è l'aspetto fondamentale. Te ti riconosci nell'altro e sei contento di averlo fatto. Quando io dico, da un punto di vista fisico-quantistico, ricordo tutti i miei per il futuro, che cos'è l'amore? L'amore è la sovrapposizione di due stati quantici. Detta così è tremenda, ma è questo, l'amore è quando tu sei l'altro e lo sai di esserlo. Te ne rendi conto? Perché si vede un po' nell'atteggiamento del femminile, quando guarda il suo uomo, la femmina, fateci caso, lo guarda in alto, cioè il suo sguardo è sopra, qui. Ti guarda così, come se dovesse vedere qualcosa che sta in alto, che non c'è, ed è in quell'istante vorrebbe essere nella tua testa. Una cosa che al maschio dà fastidio, questo non deve essere nella mia testa, ma perché mi controlla così? È la stessa cosa che io gioco con il mio gatto. Io voglio sapere cosa c'è nella testa. Sì. Voglio essere lui. Ecco, quindi, quello è molto amore. Quindi è fondamentale questa cosa qui, no? Quando il gatto fa l'occhio io, cos'è? Quando il gatto chiude un solo occhio vuol dire mi sto fidando di te, ma a metà. Il gatto non si crederà mai, cioè, il gatto non è scemo, l'alieno non lo frega il gatto. Corrado, non è anche quando creiamo qualcosa che amore quello, creo qualcosa l'ho fatta io. No, perché ti hai già fatto tutto. No, dico, cioè all'inizio l'atto di creazione è tutto, solo che non lo sai. Quindi quando hai fatto qualche cosa, chiaramente ti specchi nella cosa che hai fatto, è un atto egoico, mi piace come l'ho fatto, è un atto egoico. No, non c'è niente di male, per carità, però ecco, capisci questa cosa qua. L'assenza dei bisogni, ecco, la nuova scala dei valori e l'eliminazione della colpa. Nessuno ha colpa, la colpa non esiste, la colpa esiste solo nella persona che ti comanda, che ti porta a sentire in colpa, per cui te devi essere sempre sottoposto. La colpa di tutti i giorni è questa. Come? È un pezzo che non compri più, cosa fai? Non sei più un consumatore? Vuoi che tutti andiamo per merda perché te non compri più? E lo Stato italiano ti fa sentire una merda perché te non compri più. Sì, non compro più, io voglio risparmiare. No? E questo è il problema, laggiù una domanda c'era. Vorrei dire una cosa importante, ma come ci si fa a mettere nella condizione per riuscire a fare il DCT? Ci si prova. Cioè il fare, ci si prova una volta, due volte, tre volte, ma poi ti riesce. Ma ho
non c'è come, è un PDF di 15 pagine in cui in una pagina sola ci sono le istruzioni. Si vende così, ci si mette in una stanza, si immaginano tre sfere, ci si chiede le sfere così, c'è una procedura. Certo. Prego. Che cosa devo aspettare? Mi facendo dopo il test? Cioè, non vedere niente, non vedi più niente. Mai più, certo, assolutamente. L'acquisizione di consapevolezza che si manifesta attraverso una corretta fusione delle sfere è irreversibile, perché l'entropia non può tornare indietro. E quindi l'entropia che è aumentata con l'unificazione diminuirebbe con le sfere che si separano, e questo non è permesso dall'universo. Ma allora un soggetto così non potrebbe più esplicare il compito di fare un'esperienza uguale? C'è un M positivo. Ma sapete cosa vi dicevo prima, no, degli studenti? Ah, invece, looking good. Accettivo, visione del mondo non duale, cioè chiaramente te non hai più l'idea che c'è un altro che ti fa degli spregi, l'altro, perché non ci sono i cattivi, non c'è il sentito di colpa, l'altro sostanzialmente fa sempre quello che ti riesce meglio, al meglio, noi tutti facciamo quello che dobbiamo fare credendo che sia la cosa migliore da fare, senza problemi. Chiaramente ognuno si fa inconsapevolmente i propri interessi, come abbiamo detto prima, perché c'è il problema della qualità. Comunione con l'esterno, perché in esso ci si riconosce. È la scritta d'amore, quindi ci dicevo prima. C'era una domanda giù? Sì. Sì, un'ultima serie di considerazioni riguardo al grafico, a cui avevamo parlato prima, politica, economia, sì, sì, massoni sì, alto, sì, uomo sì, in basso. Sì, sì. Parlando di cattivi, sì, anche sì, se sì, certo. Un'ultima serie di considerazioni riguardo. È banale. Quello che noi abbiamo visto studiando le ipnosi intensive è che ci siamo resi conto di una cosa che veniva fuori poi in tutte le ipnosi. La massoneria è legata alla forza aliena. La massoneria nasce dall'idea dell'alieno. I massoni sono i servitori degli alieni. Il Lucas, in realtà. Come? È il Lucas. Anche. Professore, me ne definisce una, cioè, massoneria una definizione, perché poi è... Sì, sì, non voglio fare un discorso sulla massoneria. Le massonerie, infatti, ho detto. Qual è il problema della massoneria? La massoneria dice una cosa ma ne fa un'altra, sostanzialmente. Cioè, innanzitutto è una società sostanzialmente segreta. È una società che per un errore lessicale della legge è passata, mentre le altre società segrete sono state tutte condannate. Ma è passata sostanzialmente perché il governo italiano, l'esercito italiano, il punto di partenza della massoneria era poi sostanzialmente la monarchia che avevamo a Torino, e addirittura i generali della neorepubblica italiana dissero: siamo riusciti a mettere la stella a 5 punte sulla divisa dei nostri soldati, che porteranno così per sempre il simbolo della massoneria sulla loro divisa. Simbolo della massoneria che ha fatto uno strano giro, perché chi glielo dice alle Brigate Rosse che stanno usando il simbolo della massoneria? Perché il simbolo della massoneria è stato portato da Garibaldi in America Latina, che è stato utilizzato dai Tupamaros, e Garibaldi era massone. I Tupamaros hanno rappresentato una rivoluzione. Le Brigate Rosse hanno preso il simbolo di Tupamaros per riportarlo in Italia. Ma qualcuno della Brigate Rosse gli deve dire che stanno usando il simbolo di destra. Vabbè, lo sanno. Per esempio, allora la massoneria e le massonerie sono legate a sistemi chiusi, cose costate, per cui la sbarra è la rappresentazione di una separazione. La separazione prevede una mancanza di consapevolezza. Però se la togliamo rimane la Chiesa giudaico-cattolica. No, ma pure sono tutti una banda. Eliminiamo tutto. Ci elimina tutto, ma l'eliminazione deve essere fatta prima al tuo interno. Cioè, non hai bisogno di iscriverti a un gruppo, che sia anche il gruppo dei francobollisti italiani,
per riconoscerti in loro. Te non hai bisogno di riconoscerti la tua consapevolezza di darla a un gruppo. Tu sei quello che sei, non hai bisogno di dire sono di destra, sono di sinistra, sono massone, sono cattolico, sono un prete, sono un... faccio la collezione dei romanzi Topolino. No, non c'è nessun bisogno di questo. E quindi noi ci troviamo la massoneria nella V2, la massoneria nei strati di Stato, che si chiamano strati di Stato perché le fa lo Stato contro gli italiani. Quella è la massoneria, io non sono d'accordo con quella cosa lì. È possibile che qualcuno o qualcosa torni a darci fastidio e noi lo sentiamo, poi magari a un certo punto della giornata ti fermi e dici no, non sono io. Devi certo che è possibile. No, nella testa che uno se il soggetto ha fatto una situazione giusta, che è arrivato in fondo e non c'è più problema, non c'è più problema, nessuno torna. Tornano quando te non hai risolto tutti i problemi, l'hai risolto al 95%, ma c'è un 5% che no. Allora l'alieno non riesce più a fare quello che faceva prima, ma è lì che aspetta che tu caschi in errore. Tu magari non ci cadrai nell'errore, ma non avendo risolto fino in fondo il problema col tuo babbo, l'alieno torna. Perché aspetta che tu in qualche modo cada, perché l'alieno non ha un piano B. L'alieno ha solo quel piano lì, sa che perderà, ma spera che succeda qualcosa, un miracolo, che comunque lo salverà. Ma questo non accadrà perché l'entropia prevede che non accada. Quindi è chiaro che l'unico modo per togliersi dalle palle definitivamente è togliergli e fare una unificazione completa e corretta. È l'idea di aiuto o non aiuto. Non si può interagire con nessuno poiché l'altro non ha la tua stessa entropia. L'abbiamo detto prima. L'abbiamo detto prima, noi possiamo, passo al punto 4, noi possiamo essere osservatori attivi o osservati passivi, è come noi diamo le informazioni all'altro. Noi non gliele diamo, l'altro le prende da solo. Questa è una cosa che abbiamo già visto. In parole povere si può solo dire, guarda come faccio io, se vuoi fallo anche te. Sostanzialmente era questo il discorso entropico. E cosa non fare per il TCP? Cosa non fare? Certo, c'è anche una parte negativa. Farsi entrare da qualcuno, no, non serve. Crede che il TCPDF sia un punto di arrivo, no, è un punto di partenza, l'abbiamo visto, per fare la seconda parte del gioco. Credere di aver risolto il problema della sofferenza della tua vita, no, questo è l'istante in cui tu imparerai veramente a fare l'esperienza che tu vuoi fare, perché prima stavi facendo l'esperienza che gli altri ti volevano far fare, e c'è una bella differenza. Smettere di parlare con la coscienza integrata perché ormai il TCPDF è stato fatto. Hai parlato con la coscienza integrata una volta, l'ho fatta, basta, sono integrato. Sì, sei integrato, ma ancora non hai fatto l'esperienza del tutto. Vedremo che qui c'è un problema di polarizzazione dietro. Aiutare qualcuno a farlo, per carità di Dio, non serve niente di fare un grande spreco. Pagare qualcuno per farsi aiutare, beh, se proprio ci vuoi mettere... per punizione, ecco, per punizione sì. Chiedere ad altri cose che devono essere chieste alla propria coscienza integrata. Mi scrivono, ma secondo te questa cosa qui com'è? Gliel'ha chiesto la tua coscienza integrata? No, e perché lo chiedi a me? Chiedi alla tua coscienza che a me non ti fidi di più, no? Non lo chiedere a me. Non credere che il proprio caso sia l'unico del mondo, ah, il suo universo. Ti scrivono, senta professore, io avrei un problema da risolvere, ma siccome ho visto che lei insomma, ha capito qualche cosa, io le potrei essere utile, perché il mio caso le farebbe capire un sacco di cose. Cioè, te la ridico, sono nella merda, aiuto. Allora dimmelo subito, perché io ti risponderei, devi uscire dalla merda da solo, perché si fa così. Questo è il discorso a livello entropico. Ed eccola qui, il problema della polarizzazione. E questa è una cosa importante che vi devo assolutamente dire. Quando alcuni di voi fanno il pieno con la testa e arrivano in fondo, però c'è qualcosa nella vita che non torna, le difficoltà, delle cose, eccetera, eccetera. Cioè non si riesce a capire bene che cosa sta succedendo. Questo è pure che sei integrato. Perché? Perché la coscienza, che era fatta sostanzialmente di tre cose, si polarizza. Diventa un sanguinamento, se noi l'avessimo vedere come una sfera, fate finta che diventa una cosa che si polarizza e torna un po' ad essere un po' maschile e un po' femminile. Questo deve accadere per forza,
E questo è il fenomeno della polarizzazione. Perché? Cosa c'è scritto lì dentro? C'è scritto che la coscienza integrata vive in un mondo duale, in un mondo in cui c'è il maschile e il femminile, il buono e il cattivo, l'acceso e lo spento, che fino a ieri apparivano così. Allora, per continuare a fare la tua esperienza e per vedere da integrato il mondo, la tua coscienza ha una sola possibilità: polarizzarsi ancora, perché se no non vedrebbe più niente. Perché una coscienza integrata non può vedere l'acceso spirito, il cattivo, il buono, il pieno e il vuoto. L'unico modo di fare l'esperienza in questo contesto, in questa vita, vedendo, patendo anche qualcosa, è di polarizzarsi, tornare un pochino indietro, perché se no non riesce a recuperare quella impressione, quella idea della realtà come in realtà dovrebbe essere. Non la vedi. E quindi ci sono questi processi di polarizzazione che non ti dicono stai tornando indietro, ma che è l'unico sistema che la coscienza polarizzata ha per mandare avanti il suo discorso. Questo è l'aspetto fondamentale. C'hai la tua coscienza che a un certo punto si polarizza un po' in due e diventa un po' maschio-femmina ancora, ma questo non perché tu non abbia fatto tutto il percorso, perché è necessario vedere, leggere, sentire la seconda parte del gioco che altrimenti comunque non sentiresti. Questa è una cosa importante, il processo di polarizzazione. Chiaramente il TCT si può fare in remote, cioè io posso fare il TCT nella testa di un'altra persona. Vi dico come si fa rapidamente. La mamma, che è adulta e sta facendo il suo percorso di adozione, è riuscita ad uscire dal problema, o sta uscendo dal problema. Non può prendere il bambino di 3 anni e spiegargli bene tutte le cose. Allora quello che deve fare è, all'interno della sua stanza mentale, collegarsi con la stanza mentale dell'altro. Come entrare nella stanza mentale dell'altro? La vedi la stanza mentale dell'altro? Nel tuo zero point energy. Vi ricordate lo ZPE con l'effetto Einstein, Podolsky, Rosen, con l'elettroencefalogramma in una stanza e nell'altra stanza? Te lo puoi fare, te puoi entrare nella testa di un altro e nella testa dell'altro troverai le tre sfere del bambino e parlerai con le tre sfere e gli dirai quello che sta succedendo e le tre sfere gli indicherai quella che è stata la tua. Gli fai un comizio, quella che è stata, come video con voi, la realtà delle cose, e poi lascerai che le tre componenti del bambino decidano di vivere la loro vita come vogliono, ma in quell'istante ti accorgi che il bambino ha capito. Il giorno dopo, come è successo in alcuni casi, mamma, papà, questa notte ho sognato che te venivi a parlare con la mia coscienza e mi hai detto questo, 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 quest'altro, ai genitori di cade la mascella. Funziona così. Quindi vi posso assicurare che è una cosa fantastica. Le fasi del TCT statico e remote quindi sono queste: tu entri nella stanza, chiedi alle tre sfere chi sono, le identifichi, gli dici di far vedere se ci sono gli alieni, fai tutto il passaggio che hai fatto te, quali sono i problemi che voi dovete identificare, perché all'inizio eravate una cosa sola, gli fai la storia e poi lasci però al bambino piccolo l'identità di quello che in realtà deve fare. Oh, e a questo punto il TCT è come porta per il mondo felice, perché in fondo noi stiamo facendo una fase ora che è la fase del fare. Ti dico come fare a fare quello che è il mondo felice. Dove sta questo mondo felice? Il mondo felice è qui. Ma perché non lo vedo? Non lo vedo perché non ne ho coscienza. Ti ricordo che tu vedi le cose come credi che siano. Quindi, siccome credi di vivere in un mondo schifoso, il mondo ti appare come un mondo schifoso. Quando tu crederai di vivere in un mondo meraviglioso, perché dentro di te prima l'hai costruito, allora fuori vedi che lo vedi. E in quel momento capisci che non devi andare chissà sulle isole Fiji, il mondo felice, correre tutto il giorno a pescare i granchi col piede nell'acqua. No, il mondo felice è qui, dove non avrai più il capofficio che ti romperà le palle, perché tu hai il capofficio che ti rompe le palle perché il capofficio è lo specchio della parte di te che ancora non ha acquisito armonia. Nell'istante in cui tu acquisisci l'armonia, non c'è più quel capofficio, o ce n'è un altro, o hai cambiato lavoro, ma te non hai più in qualche modo da costruirti una realtà virtuale che ti dispiace sostanzialmente. Il mondo felice è fondamentale e si fa solo con il TCT. Nell'istante in cui te fai il TCT, capisci anche fondamentalmente una delle cose più importanti, che forse è l'ultima cosa che voglio raccontare. Il problema dell'esperienza della pre-morte
NDA, Near Deep Experience. Qui c'è una cosa fondamentale. Avete visto nelle statistiche che sostanzialmente l'esperienza di premorte prevedeva che qualcosa uscisse dal tuo corpo e poi ci rientrasse e ti ridesse la vita. Prevedeva che in quel contesto, e in questo libro c'è anche una discreta parte che ne parla, l'esperienza di colui che va di là. Che esperienza è? È un'esperienza che si caratterizza con alcune similarità. Se di là ci va uno scienziato di computer, vede l'universo come un grande computer, poi torna e te lo racconta. Se di là ci va un mistico, vede l'universo come una cosa a livello buddico. Se di là ci va un carrettiere, vedrà un universo fatto di carretti in mano ai poveri. Tu sei il creatore del tuo universo e quando vai di là, che di là è un termine sbagliato perché rimani sempre di qua perché c'è solo il di qua, però senza il contenitore, tu hai la facoltà inconsapevole, perché quelli che sono tornati sono inconsapevoli di questo, di aver creato per un attimo l'universo che vuoi te. Ma sai che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa fondamentale. E la domanda che ci dobbiamo porre è: ma la morte vera esiste? La risposta è sì, se tu te la stai creando. Cioè, c'è la sindrome che io chiamo la sindrome di Piero Angela. La sindrome di Piero Angela. Cioè, noi ci creeremo una eternità in cui saremo imprigionati dall'idea stessa del nulla che incombe. Nel mito della storia infinita, esso può agire solo se noi crediamo che lo si possa fare. In altre parole, se Piero Angela è un materialista e crede che non esista niente, siccome lui è inconsapevole creatore del suo universo, quando va di là sarà vincolato, chiuso, bloccato, relegato per sempre nell'inferno che lui stesso inconsapevolmente si è creato. Allora capisci che prima di crepare sarà meglio che te fai il TCT, perché dopo ti trovi con la sindrome di Piero Angela, eh? Questa è una cosa importante, perché dopo succederà qualcosa, e qualcosa succede per cui anche quella specie di inferno mitologico che è dettato dall'universo che sta di là, creato dal sindrome di Piero Angela, sostanzialmente anche quello si disgregherà. Ma quando? Allora, innanzitutto io non ho nessuna voglia di passare il tempo, no? Perché so che le cose saranno diverse. Io mi creerò un universo che mi piace a me, ma non sarà un posto dove non c'è nulla, perché tutti mi hanno detto che non c'era nulla e io ci ho creduto, perché quello succederà a chi come Piero Angela pensa queste cose. E allora se lui lo vuol fare, lo faccia, ma prima di fare questo fai il pericolo test, unisci le sfere, raggiungi la coscienza integrata e cazzo chiedi alla tua coscienza integrata come sarà di là. Vuoi vedere? Non lo chiedere a me, chiedi alla tua coscienza, vuoi vedere? Poi mi scrivete la risposta. Ma posso fare un'ultima domanda? Yes. Quindi potrebbe essere dunque che i nostri viaggi astrali notturni siano prove tecniche di trasmissione? Assolutamente sì. Il viaggio astrale dipende da come viene fatto. Ci sono due tipi di uscita dal corpo: uscita dal corpo della triade e uscita dal corpo della parte animica. La parte animica, quando uscita dal corpo, è sempre collegata a una specie di strano condone, non si può allungare tantissimo. Sostanzialmente, no, scusate, la parte animica può uscire se ne può andare dove gli pare, stavo facendo un errore, e può andare dove vuole, perché lascia nel corpo, nel contenitore, uno spirito e una mente che hanno una coscienza precisa. Quando esce la triade esce come unificazione, ma con un aggancio forte al corpo, perché se si stacca e va troppo lontano, il corpo muore perché non ha più consapevolezza di sé. Quindi che differenza c'è tra un portacenere e me? Io so che cosa sta succedendo, il portacenere no. La differenza qual è? Lo spazio? No, c'è anche il portacenere. Il tempo? No, c'è anche l'energia? No. L'unica cosa è che io ho coscienza di no. Io sono coscienza di no. Quindi è la coscienza che ti dà la vita. La vita è la coscienza. È l'unica cosa che c'è, la coscienza. E allora chiaramente ci sono prove tecniche di trasmissione, e ogni tanto succede che in questi viaggi astrali la parte animica, la parte, la triade, incontra cose a cui non è preparata e quindi si fa fregare. Quindi fatelo, ma fatelo prima avendo fatto il TCTDF, così capirete che non c'è bisogno di andare sulla luna con gli astronauti. Sulla luna ci si va con la testa, col TCTDF,
e te puoi guardare cosa succede dall'altra parte perché lo stai facendo dentro di te. Quindi è la libertà totale. Quindi la morte esiste solo, e questo l'abbiamo visto, se te la stai creando. Pensa, tu sei il creatore dell'universo e sei anche il creatore di questo scorporato di morte che in realtà è bene non fare, per cui bisogna fare i principi per salvarsi prima. Ecco, non ci sono più i buoni e i cattivi. Abbiamo capito che andare a scuola, fondamentalmente, te credi che fosse un bene, io dico, con questa scuola qui è un male, perché a scuola ti indicano tutto un percorso sbagliato da fare che tu non devi andare a fare. Quindi vai alla scuola oggi e ti insegnano due cose importanti, che sono la scienza e la religione, che sono diventate due religioni, sostanzialmente. Non è più questo il momento di fare questa cosa. Se vogliamo fare, andiamo a portare il mondo in mano, cioè riprendiamoci quello che è il nostro universo, riprendiamoci la nostra giostra. Abbiamo lasciato la giostra in mano all'alieno o a chi comandava, abbiamo delegato, lo stiamo ancora delegando, con le elezioni politiche si vede che tu stai delegando qualcuno a comandare per te, e poi manco c'hai fiducia, con medici, preti, avvocati, che sono poi sostanzialmente i pilastri della società, perché ti salvaguardano la salute fisica, la salute spirituale e la salute economica, sostanzialmente no, che riprenditi in mano la tua vita, scegli te quello che devi fare, sii quello che vuoi fare, pensa a un mondo senza commercialisti. Grazie.